Così, ecco, così è meglio. Buonasera, benvenuti tutti, grazie. Io devo solo tenere il filo del discorso e non fare nient'altro, anche essere breve, che è molto meglio per lasciare spazio alle relazioni. Il convegno di oggi, l'olio della tenerezza, accompagnare il bambino malato, stare vicino alla sua famiglia, nasce in un contesto bello e favorevole come quello dell'ospedale Buzzi e nasce dall'incontro bello e favorevole tra il dottor Zuccotti e il nostro cappellano, il don Marco Cannavò. Io, che sono responsabile della pastorale della salute diocesana, arrivo in un secondo momento, dopo che loro due avevano pensato di poter fare e realizzare qui un convegno. Allora poi certo anche l'arcidiocesi si è messa di mezzo, l'ospedale Buzzi si è coinvolto di più, insomma c'è tutto un contesto favorevole che ha portato a pensare questo un convegno così ardito, direi, perché l'argomento non è certamente tra i più facili da affrontare, ma al tempo stesso ci auguriamo che sia un convegno fecondo nelle idee e nelle proposizioni. Detto questo, io farò solo appunto il filo di collegamento, direi che la parola la diamo subito al dottor Visconti per il saluto dell'SST Fatebene Fratelli Sacco, il direttore generale. E poi ci saranno, l'abbiamo segnato, chiedo scusa, ma ci sarà anche il dottor Nicora dell'Istituto Tumori, visto che alcuni, direttore dell'Istituto Tumori, visto che alcuni medici, anche il cappellano dell'Istituto Tumori, poi saranno tra i relatori. Grazie, prego, dottore. Grazie a tutti di essere qui oggi. Assolutamente Buzzi si è messo subito, l'SST Fatebene Fratelli si è messo subito a disposizione per organizzare questo momento di riflessione. Ringrazio in particolare Sua Eccellenza Monsignora Delpini e tutti voi che appunto siete qua con noi oggi. Io non vado a braccio, non faccio saluti, diciamo, raccontando cos'è la nostra azienda perché forse non è il momento. Mi sono scritto però due paginette con delle riflessioni perché anch'io ero stato coinvolto subito da Don Marco in questa iniziativa e da allora mi ero preso degli appunti. Qualche giorno fa, in occasione della giornata mondiale del malato, l'11 febbraio 2022, Papa Francesco si rivolgeva agli operatori sanitari con queste parole: cari operatori sanitari, il vostro servizio accanto ai malati, svolto con amore e competenza, trascende i limiti della professione per diventare una missione. Le vostre mani che toccano la carne sofferente di Cristo possano essere segno delle mani misericordiose del Padre Santo. Siate consapevoli della grande dignità della vostra professione, come pure della responsabilità che essa comporta. In questi 2 anni di pandemia, come direttore generale, ho avuto la fortuna di sperimentare e di vedere come la capacità di trascendere il limite della professione ha accomunato moltissimi dei nostri operatori, che ringrazio di cuore. 2 messaggi del Papa mi hanno particolarmente colpito: il richiamo ai luoghi di cura, alla locanda del buon samaritano, dove devono essere accolti e curati i malati di ogni genere, soprattutto coloro che non trovano risposta alla loro domanda di salute o per indigenza o per l'esclusione sociale o per le difficoltà di cura di alcune patologie. L'accenno all'importanza del volontariato, l'invito di Gesù a essere misericordiosi, come il Padre, acquisita un significativo particolare per i numerosi volontari che donano tempo prezioso a chi soffre. Oggi siamo qui al Buzzi, una locanda per eccellenza che accoglie i bambini più fragili e dove le associazioni di volontariato sono una presenza preziosa e costante. Come tra le numerose associazioni e fondazioni che ringrazio di cuore tutte, ad esempio OBM, che fin dalla sua nascita del 2004 opera nel nostro fianco in servizio dei bambini. L'associazione OBM Onlus ha capito l'importanza di affiancare all'attività di supporto scientifico all'ospedale l'umanizzazione, l'accoglienza delle donne e delle famiglie ospitate al Buzzi, ospedale con eccellenza a livello nazionale. Oggi, a distanza di 18 anni, OBM ha 6 appartamenti per un totale di 11 alloggi, tutti in comodato d'uso gratuito, tutti offerti gratuitamente alle famiglie. Solo nel 2021 sono state accolte 225 nuclei familiari per un totale di 462 persone. Accoglienza però non è solo offrire un posto dove dormire, mangiare e farsi una doccia. Accoglienza è farsi carico del peso delle famiglie, dell'aiuto delle famiglie. E accoglienza è anche offrire sostegno alle famiglie più fragili, offrendo loro spesa, abbigliamento e quanto necessario senza che lo debbano chiedere.
Anche il nostro CAV, Centro Aiuto alla Vita Vittore Buzzi, si trova all'interno dell'ospedale e da più di 10 anni si occupa costantemente di mamme in difficoltà e dei loro bambini attraverso l'accoglienza e l'ascolto. Oltre all'accoglienza, il centro è volto al supporto delle donne nella loro scelta di vita, seguendole e accompagnandole per tutta la durata della gravidanza. Un ulteriore sostegno viene dato in caso di nascita di bambini geneticamente compromessi, supportando l'intera famiglia nel difficoltoso cammino che l'attende. La donna, insieme ai figli, viene seguita anche in situazioni di violenza o di grande miseria. Il centro opera con professionalità ed empatia, aiutando le famiglie bisognose anche attraverso contributi economici. Una grande organizzazione, anche in rete su tutto il territorio milanese, permette al CAV Buzzi di lenire le sofferenze di cui gli si fa carico da molti anni. E non dobbiamo dimenticare che un'altra presenza fondamentale per l'accompagnamento e l'ascolto dei nostri pazienti è quella dell'assistente religioso. Don Marco, come gli altri 4 cappellani della nostra SST, opera nell'ospedale Buzzi, svolgendo il suo incarico attraverso la presenza giornaliera in ospedale, visitando quotidianamente diversi reparti, incontrando i pazienti e i bambini e dialogando con i loro genitori. Tale rapporto è fondamentale per poter accompagnare nel miglior modo possibile le relazioni di cura del malato, che non è limitata solo all'aspetto clinico, ma ha bisogno anche di una cura a livello relazionale. Particolare attenzione si ha nella visita e nelle terapie intensive, pediatrica e neonatale, dove la relazione con i genitori diventa più delicata e porta il cappellano ad accompagnare i genitori nella fase più acuta della malattia e nella fase del fine vita. Se i genitori lo richiedono, si amministra il sacramento del battesimo, oppure nel caso siano già battezzati, il sacramento della cresima. Delicato e importante è anche l'accompagnamento della famiglia del bambino defunto, sia nel momento del decesso, sia nei giorni successivi, fino alla celebrazione delle esequie. Infine, la presenza del cappellano all'interno dell'ospedale è per il personale sanitario una risorsa a disposizione. Alcuni medici e infermieri si rivolgono spesso e volentieri al cappellano per scambi di riflessioni riguardo a particolari situazioni o per essere seguiti dal punto di vista religioso. Finisco con 2 citazioni. La prima di Monsignor Delpini, pronunciata lo scorso anno in occasione della Giornata Mondiale del Malato. Un malato è come una persona imprigionata, ha bisogno dell'amicizia come dell'aria. L'incontro con una persona è come una porta che si apre su un sentiero promettente. Il malato non può forse andare molto lontano, ma sa che c'è un sentiero. Un giorno potrà correre in libertà. E chiudo, come ho aperto, con le parole di Papa Francesco, nella speranza che ci possano accompagnare, essere di monito nel nostro lavoro di ogni giorno. Il malato è sempre più importante della sua malattia e per questo ogni approccio terapeutico non può prescindere dall'ascolto del paziente, della sua storia, delle sue ansie, delle sue paure. Anche quando non è possibile guarire, sempre è possibile curare, sempre è possibile consolare, sempre è possibile far sentire una vicinanza che mostra interesse alla persona prima che alla sua patologia. Ringrazio tutti oggi di essere qui e lascio la parola al relatore. Grazie Alessandro e grazie professor Zuccotti per la possibilità anche da parte mia di portarvi un saluto. Papa Bergoglio, davanti a un bambino che gli chiedeva perché fosse venuto al mondo con problemi di salute come i suoi e che cosa si possa fare affinché i bambini non soffrano, Papa Bergoglio si è rivolto al piccolo dicendo: beh, questa è una domanda delle più difficili a cui rispondere. Non c'è risposta. Credo che non ci siano risposte automatiche, non ci siano ricette, perché la sofferenza dei bambini è certamente la più dura da accettare. Non è forse vero che anche a noi, quando vengono questi pensieri si affacciano alla mente, anche a noi che magari lavoriamo tutti i giorni all'interno dell'ospedale, qualche volta ci viene la voglia di allontanarlo, questo pensiero, perché siamo abbastanza impotenti rispetto a qualche situazione che poi non va come deve andare. La sofferenza dei bambini è uno scoglio che può essere insormontabile. Una delle cose
che destano scandalo, che fanno obiezione alla nostra razionalità. Un'ingiustizia di fronte alla quale può vacillare anche la fede più verificata. C'è stato un grande scrittore russo, Dostoevskij, che si era posto la stessa domanda, e si era fatto questa domanda: ma perché soffrono i bambini? E lì si può solo guardare al cielo e aspettare risposte che noi non riusciamo a trovare. Però alla seconda parte della domanda che il bambino aveva fatto a Papa Bergoglio, cosa posso fare io perché un bambino non soffra o soffra di meno? Il Papa rispose: stagli vicino. Ed è quello che facciamo noi, personale medico, paramedico, ricercatori, amministrativi, collaboratori, volontari, personale religioso: accompagnare il bambino malato e stare vicino alla sua famiglia, ognuno con le proprie competenze, con la propria professionalità, con i propri compiti, con la propria umanità, con la propria tenerezza, parola che è all'interno del titolo di questo convegno, bellissima, con la propria dedizione, con la propria comprensione e molto spesso con tante carezze ai nostri bambini che da piccoli portano già la loro croce. Penso che questa sia la nostra risposta. Penso che questa sia la strada che abbiamo percorso fino adesso, che stiamo percorrendo e, come ci è stato indicato, continueremo a percorrere. Forti dell'esperienza di aiuto e sostegno alle persone ammalate, alla speranza. Quella speranza che attraversa il cuore di chi percorre il cammino dell'esistenza. Quindi io dico a tutti noi, operatori, collaboratori, volontari, personale religioso, tutti quelli che in qualche maniera operano nei nostri ospedali, come diceva Alessandro, facciamo un grazie, diciamo un grazie a voi per quello che fate a nome di tutti i nostri piccoli pazienti e delle loro famiglie. E come spesso io dico, essendo amante nel mare, cosa vi dico? Avanti tutta, che abbiamo veramente ancora tante cose da fare. Grazie e buon lavoro per oggi. Sì, grazie molto. Prima mi sono dimenticato di dirlo, ma siamo in diretta anche su un canale YouTube della Diocesi di Milano e molti ci hanno scritto e telefonato chiedendo come partecipare e abbiamo trovato questa soluzione vista la crisi pandemica e i posti limitati. Sua Eccellenza Monsignor Delpini, ecco, se vuole introdurre anche lei i lavori dopo aver ascoltato come vuole, può stare anche lì se preferisce, il microfono lì davanti a lei. Grazie. Chi ha organizzato il convegno, ringrazio dell'invito, voglio condividere alcune riflessioni introduttive, alcune più, diciamo, di apprezzamento e incoraggiamento e qualcuna con delle domande che pongo, per cui cerchiamo risposte. Grazie ai relatori perché, per quello che intuisco dai titoli delle relazioni, riceveremo un contributo per domande impegnative, difficili. Dunque, anzitutto, il titolo Oltre i luoghi comuni, questa esperienza della tenerezza negli ambienti di cura è un tratto che io, per quel poco che frequento, per quelle visite anche molto episodiche, però io devo dire che lo trovo praticato con una delicatezza, con una intelligenza, con una condivisione delle vicende, delle famiglie, dei bambini, che commuove. Ecco, questo devo dirlo per dire la gratitudine a tutti gli operatori che ho incontrato, di cui ho intuito gli atteggiamenti tecnici, scientifici, le prestazioni mediche, ma anche il cuore con cui medici, infermieri, anche
tirocinanti, specializzandi, insomma, anche giovani che ho incontrato così occasionalmente. Ecco, io ho trovato questa tenerezza. Quindi il tema è anche una esperienza che deve essere messa in luce. Grazie per questo. Naturalmente questo non toglie che questa pratica della cura dei bambini, delle loro famiglie, oltre che esperienza di commovente dedizione, si incontra anche con fatiche che sembrano talora insopportabili per l'aspetto, il coinvolgimento emotivo e l'aspetto e la fatica fisica, soprattutto credo in questi tempi in cui, oltre a tutte le problematiche, le cautele per la pandemia, hanno complicato anche le cose più semplici, fatiche insopportabili talvolta, e talvolta anche caratteri intrattabili, cioè persone che chiedono di essere curati o che i loro bambini siano curati, ma lo chiedono, lo pretendono, reagiscono in un modo che ferisce. E talvolta queste reazioni conflittuali e queste pretese impossibili che mettono a dura prova un personale che cerca di fare tutto quello che è possibile, ma che non può nulla di fronte all'impossibile. Dunque la tenerezza è contestualizzata in un ambiente in cui c'è naturalmente molta gratitudine per quello che si fa, ma non solo gratitudine, anche reazioni che feriscono. E dunque insieme con la gratitudine c'è anche l'ingratitudine e talvolta il risentimento, come se fosse una colpa dell'ospedale, del personale, che esistano malattie inguaribili o situazioni irreparabili. Dunque io leggo questa realtà per quel poco che la intuisco, per trovare motivi di stupore per il grande bene che si fa e anche di sconcerto per come talvolta questa dedizione diventa un motivo di, cioè suscita reazioni che sono affaticanti, umilianti, anche aggressive. Dunque io voglio esprimere il mio apprezzamento per questa perseveranza nella dedizione, anche quando non si riceve un grazie. E poi naturalmente incoraggio questa considerazione comprensiva del bambino malato, che deve essere attento alla persona, ma attento in modo particolare alla famiglia, e questo convegno che raduna competenze diverse mi sembra che sia un messaggio promettente di fronte a una situazione come quella del bambino malato, trattato detto adesso così come un'astrazione, però ecco, si alleano competenze diverse di carattere scientifico, medico, di carattere psicologico, di carattere spirituale, di carattere organizzativo, di servizi ordinari e di interventi straordinari. Ecco, questo è un motivo di gratitudine e di apprezzamento. Vorrei concludere con alcune domande che mi faccio e che faccio ai relatori, non pretendendo naturalmente di avere risposte durante il convegno, però alcuni titoli mi sembrano promettenti per le domande che faccio. E dunque la domanda complessivamente chiede se sia possibile un esercizio critico di fronte a quella che sembra una acquisizione abbastanza condivisa, ma che comporta il rischio
di una specie di luogo comune che non si riesce a interpretare in modo critico e costruttivo. Ecco, il tema della spiritualità. La spiritualità è una parola che è diventata di moda nel linguaggio contemporaneo e particolarmente diventato quasi un titolo di esigito nell'ambiente della cura. Che cosa significa? Ecco, la mia domanda è questa: che cosa significa la spiritualità? Che esperienze abbiamo? Dobbiamo immaginare semplicemente una recensione di esperienze promettenti, cioè di persone che vivono questa dimensione spirituale come una esperienza che fa del bene a loro. Mi pare che la tensione è tra una spiritualità che praticamente porta il malato, la sua famiglia, a un ripiegamento su di sé per trovare risorse per far fronte alla malattia, che non sono solo appunto quelle della scienza e della medicina, e quindi configura questo tema spiritualità interpretandolo in modo molto soggettivo. Cos'è spiritualità? È quello che mi fa bene, è quello in cui trovo aiuto, è quello che mi permette di costruire una immagine di Dio, dell'uomo, della donna, secondo me. Ecco, questo è un aspetto che caratterizza proprio questa direzione della personalizzazione della spiritualità. E insieme con questo la tensione è: ma ci sono vie condivise, non solo esperienze personali, ma vie condivise per offrire speranza, per interpretare la guarigione, per dare un nome alla salute e alla salvezza. Con la scienza pretende l'universale e dunque assume le persone come dei casi da curare. Invece la relazione concreta del malato col medico, dell'infermiere, del sistema sanitario, quindi anche del cappellano, dello psicologo, di tutte le competenze convocate, ecco, quindi mentre la scienza in un certo qual modo pretende l'universalità, la relazione pretende il particolare. E ora questa domanda sulla spiritualità dice: ma questa spiritualità di che cosa parla? Che cosa significa? Oltre dire che è qualcosa d'altro rispetto a tutto il sistema sanitario, gli aspetti più medici e organizzativi. Questa è una domanda che pongo: spiritualità. E l'altra domanda è questa: come si collega questa spiritualità con la religione, la pratica religiosa? Pratica religiosa vuol dire che la spiritualità prende le forme, i riti, i nomi, le pratiche devozionali da un sistema religioso, che è una religione, che appunto è una delle religioni che nel tessuto dell'umanità si sono sviluppate con tradizioni di secoli. Ma la spiritualità che cosa ha a che fare con la religione? E naturalmente, essendo io un cattolico, mi chiedo: e la religione, la spiritualità,
che cosa hanno a che fare con il cristianesimo? Ecco, questa è la domanda. Mi pare che nella letteratura che io conosco, quel poco di letteratura che conosco su questo capitolo, c'è molta cautela nell'esprimersi. C'è più la preoccupazione di dire la spiritualità fa bene a tutti, ma poi ciascuno abbia il suo Dio, ciascuno pratichi la sua religione, come una sorta di enfasi sulla neutralità della spiritualità. E questo può essere una buona pratica, può essere una forma di rispetto, o può essere una forma che riduce la spiritualità a una specie di cura palliativa, cioè a quel modo di interpretare la condizione del malato che attenua il dramma della malattia, cioè una specie di sollievo, magari molto sentito, molto partecipato, ma come una cura palliativa, no? Quel Papa che dice, ecco, ma perché io sono nato con questa malattia? Perché un bambino soffre? E allora il Papa dice, io non lo so, non c'è una risposta, però posso garantirti che c'è un modo con cui tu puoi dare sollievo a chi soffre, far sì che uno soffra di meno, stagli vicino, costruisci forme di rapporto affettivo, pratica la tenerezza. Ecco, questo è una risposta molto interessante che fa pensare molto e indica una strada indubbiamente molto impegnativa. E nello stesso tempo però pone delle domande, soprattutto quando si tratta di bambini, cioè mentre l'adulto ha questa continua sospetto di non essere invadente, di non imporre il proprio credo, di non essere indiscreto sull'intimità della coscienza, com'è che il bambino vive la spiritualità? Com'è che il bambino recepisce la premura di cui è circondato? Com'è che il bambino vede Dio, prega? Ecco, quando si tratta del tema generale, credo che ci sono problematiche molto importanti di carattere filosofico, di carattere di pensiero, di cultura, di tradizione. Ma quando si cura un bambino, si può dirgli, ma qualunque sia il tuo credo, io ti sto vicino. Cioè come se il bambino avesse una percezione di una spiritualità generica. È come se bastasse una forma di tenerezza che non sa dire il nome della speranza. Perché la malattia, quando domanda il perché, almeno per come io capisco, non cerca tanto la causa. Cioè, il bambino non ha bisogno di una risposta filosofica o teologica o scientifica che gli dica il perché, come se lui fosse alla ricerca di una causa. Io credo che in questo perché c'è la ricerca di una speranza. E dunque quando uno chiede perché, non chiede tanto per sapere come mai gli è successo questo, ma se la sua vita ha un senso, se la sua vita ha una speranza. Allora possiamo dare un nome alla speranza, o dobbiamo dire, guarda, di speranza non ce n'è più, come sembra professare la cultura occidentale. La speranza non ce n'è più, però ti stiamo vicini. Ecco, quindi questo intendo un po' in modo riduttivo, no? L'aspetto di una spiritualità come conforto. E quindi, ecco, questo è l'interesse che io
pongo in questo convegno, le domande che mi pongo spesso e anche l'impegno che io sento di interagire con i temi di questo convegno. Ecco, perciò io ribadisco la mia gratitudine, il mio interesse, ribadisco l'apprezzamento per quello che si fa qui in ospedale e che si fa negli altri ospedali, dove questa tenerezza mi sembra una pratica diffusa, anche se non sempre riconosciuta e gratificata, e insieme porto con me queste mie domande e esploro le relazioni che verranno proposte alla ricerca di risposte. Grazie molto. Grazie anche per le provocazioni, vedremo poi come saranno raccolte le provocazioni dai nostri relatori, grazie. E adesso la parola per la prolusione al professor Gianvincenzo Zuccotti, che con cui ci ritroviamo forse un anno fa, qualcosa di meno anche, e con cui abbiamo pensato io, lui, il Don Marco, poi è fiorito il convegno, quindi grazie per l'occasione che ci ha dato, grazie per il poter, perché abbiamo lavorato insieme, e adesso a lei la parola volentieri. Grazie, buon pomeriggio anche da parte mia, e grazie a Don Marco in primis, che insomma, mi ha stimolato molto su questo tema, sull'opportunità di creare questo momento di riflessione all'interno di questo ospedale. Grazie a Monsignor Delpini per aver accettato l'invito e per le parole che ha detto. Io prima di, poi avrò qualche diapositiva che vuole provare un pochettino a farci riflettere su alcuni temi, volevo un pochettino anche significare quello che rappresenta per noi oggi questo momento. Siamo qui all'ospedale dei bambini, all'ospedale dei Buzzi, ma potrebbe essere, vedo Mauro Massimino, abbiamo sentito prima anche il dottor Nicora, credo che anche un altro istituto importante come l'Istituto di Tumori, l'oncologia pediatrica, potrebbero dire esattamente la stessa cosa. Abbiamo cercato proprio di essere qui insieme proprio per rappresentare qualche tipo di riflessione. Abbiamo sentito appunto la difficoltà, no? la tenerezza a richiamare questi momenti. Abbiamo sentito anche Monsignor Delpini dire che incontra tante figure sanitarie, tra cui anche molti giovani. Ebbene, credo che il ruolo di un ospedale come questo, che oltre a voler curare bambini con patologie complesse, con patologie rare, con patologie croniche, che ormai rappresentano un numero non poco importante. Noi solo qui seguiamo migliaia di bambini con malattie croniche, con patologie rare, e questo deriva anche dal fatto che la scienza, la medicina è riuscita in qualche modo a cronicizzare, no, tutto quello che fino a poco tempo fa non aveva alcuna possibilità magari di sopravvivere, ma non ha fatto altro che molto spesso di spostare un pochettino il problema, di allungare un pochettino queste sofferenze e quindi di rimettere un pochettino in gioco anche il ruolo di alcune professioni sanitarie. Ecco, io dico che questo momento di riflessione è estremamente importante in questo contesto, perché questo è un ospedale che è cresciuto molto in questi anni, insieme a tutti i sanitari, quindi sia medici, infermieri, sociosanitari, amministrativi, tutti quelli che hanno contribuito, volontari, sono stati ricordati, a fare diventare questo un ospedale di riferimento. Ebbene, questo ospedale ha portato con sé proprio una complessità sempre maggiore. E allora noi abbiamo avuto modo più volte di confrontarci, magari qualche volta anche di litigare, lo devo dire, e proprio davanti alla sofferenza, davanti a scelte molto, molto difficili sul fine vita, su come dovevamo in qualche modo affrontare questi tipi di percorsi. Un ospedale che fino, ripeto, qualche anno fa, non avendo tutta e non seguendo tutta questa complessità, forse aveva avuto meno modo di avere questi problemi. E allora
bisogna parlarne, bisogna affrontarle, bisogna occuparsi di malattie acute, croniche, di complessità, ma dobbiamo anche affrontare la gestione di questi momenti, di come accoglierli, di come accompagnarli, in qualche modo di come gestirli tutti insieme, perché dopo lo ricorderà in qualche diapositiva che farò vedere, tutti abbiamo un ruolo molto importante e molto significativo in questo tipo di percorso. E quindi grazie anche per aver ricordato i giovani, perché come dicevo prima è un ospedale insegnamento. Insegnare vuol dire non soltanto curare bene, studiare e in qualche modo offrire le cure migliori, ma vuol dire anche saper ascoltare, saper accogliere, saper accompagnare il bambino, la famiglia, il nucleo familiare, perché qui la complessità è ancora maggiore, perché non abbiamo soltanto il malato, ma abbiamo il bambino malato, ma poi c'è il complesso nucleo familiare, che vuol dire il padre, la mamma, i nonni, vuol dire un lavoro molto, molto più complesso e che richiede veramente un'attenzione e una partecipazione particolare. Quindi il nostro compito è anche insegnare in questi percorsi questi aspetti che, si cerca di solito uno dovrebbe averli abbastanza innati, presenti dentro di sé, però credo che con buon esempio anche su quelle persone che magari non sono proprio così portate ad avere questo tipo di ascolto, di atteggiamento, magari possono imparare, così come magari assorbono altre nozioni, potrebbero assorbire anche queste qui. Quindi è un momento di riflessione importante che non deve essere più lasciato solo. Io mi ricordo, ogni tanto lo ricordo, credo di essere stato uno dei primi medici a occuparmi di infezioni da HIV in età pediatrica, erano i primi anni 80, e quindi ricordo ancora oggi come allora la mia solitudine nell'affrontare queste situazioni, di quando decidevo per conto mio chi mandare a casa ormai terminale per non fargli subire tutte quelle sofferenze, quello stigma che si era creato intorno a tutte queste figure, che poi i bambini non c'entravano assolutamente nulla, erano soltanto un po' coloro che avevano ricevuto dai propri genitori un'infezione. Ebbene, io non vorrei più che vedere persone che abbiano bisogno di affrontare o debbano affrontare da soli questi tipi di percorsi, quindi vorrei proprio che ci fosse una scuola anche da questo punto di vista e quindi un'educazione anche da questo punto di vista. Io se... qualche diapositiva per introdurre appunto questa giornata e volevo soprattutto sottolineare con voi il ruolo che deve avere un ospedale pediatrico in tutto questo, toccando due argomenti: uno è il momento del ricovero e poi vedremo un altro secondo momento, quello della sofferenza. Allora, come abbiamo già sentito dire, credo che questo sia un momento importante che va assolutamente preparato, dove ci vuole veramente un coinvolgimento globale da parte di tutta la componente sanitaria. Ho provato qui a riassumere alcuni concetti. Il momento del ricovero in ospedale di un bambino è uno dei momenti più delicati che la sua famiglia deve affrontare. Lo è per il bambino che improvvisamente si trova in un ambiente non familiare, lontano da casa, lontano dai suoi amici, dai suoi giochi. Lo è per la famiglia che deve entrare in un ambiente nuovo e sconosciuto, deve cercare di creare intorno al bambino un clima tranquillo e sereno, e poi lo è anche per il personale sanitario che da quel momento dovrà mettere in atto tutte le sue risorse
le sue capacità per conoscere il piccolo paziente e garantirgli un'adeguata assistenza medica fino al giorno in cui verrà dimesso. Questo vale, diciamo così, in generale per qualsiasi tipo di bambino che venga in qualche modo ricoverato, e soprattutto questo dovrebbe valere per tutti gli ospedali, ma credo in modo particolare in un ospedale come questo, un ospedale pediatrico. La famiglia va aiutata in questo momento con un'accoglienza, un accompagnamento e un orientamento adeguati. È indispensabile che il personale sanitario sia capace di costruire fin dall'inizio del ricovero una relazione di fiducia e di collaborazione con la famiglia, che sappia assicurare una comunicazione efficace e rispettosa. Ma come è stato detto anche prima, da chi mi ha preceduto, il personale sanitario da solo non basta, i volontari dell'ospedale hanno un ruolo attivo specificamente dedicato all'accoglienza e all'acquisizione dei bisogni delle famiglie fin dalla prima fase dell'accesso in ospedale. Quindi questo era un primo tema su cui io credo che bisogna porre molta attenzione, riflessione e lavorare perché tutte queste cose possano avvenire e avere questi tipi di risultati. Poi c'è il grande tema del bambino inguaribile, che ancora una volta pone al centro un ospedale come questo, un ospedale dei bambini, ma l'ospedale anche, abbiamo sentito prima, anche dell'Istituto dell'Oncologia Pediatrica. L'ho già ricordato prima, i progressi hanno trasformato molte malattie acute in croniche, e questo ha portato all'attualità, ha riportato all'attualità il concetto di curabilità come alternativa alla guarigione. Noi non abbiamo più, non siamo sempre in grado di guarire, ma siamo in grado alcune volte spesso di curare. Quindi questa attualità, questo concetto di curabilità è diventato molto frequente in certi contesti come il nostro. Quindi alternative alla guarigione, e questo purtroppo per una sempre più ampia, serie di pazienti, ponendo quindi anche il nucleo familiare in una posizione di protagonista del processo di cura intime con l'equipe sanitaria. Il processo comunicativo tra bambino, familiare e personale sanitario deve essere improntato allo scambio e al rispetto della persona nella sua integrità psicofisica, animati dal comune obiettivo della salvaguardia e del raggiungimento del massimo livello possibile di benessere, al fine di evitare condizioni di disaccordo o conflittualità. Il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura. Quindi questo è un altro aspetto molto, molto importante, che invece molto spesso viene disatteso, viene considerata in alcuni casi addirittura quasi una perdita di tempo. Invece il tempo della comunicazione è un tempo di cura, forse deve essere, per alcuni casi deve essere ancora più importante più significativo e più impegnativo rispetto ad altri momenti della cura stessa, della presa in carico del paziente. Intorno alla famiglia, oltre al personale medico e infermieristico, come dicevo prima, deve essere garantito un nucleo di professionisti, psicologi, ha ricordato Monsignore Delpini, assistenti sociali, educatori, assistenti spirituali, volontariato. Tutti devono essere coinvolti in questo, nella presa in carico di questo bambino inguaribile. È necessario quindi una valutazione multiprofessionale che consente la presa in carico globale della persona e la definizione di un processo di assistenza individuale. È necessario integrare precocemente nella pianificazione del trattamento le cure palliative come complemento delle misure curative e riabilitative, anche tramite un'assistenza residenziale come l'hospice pediatrico. Noi abbiamo avuto grande vantaggio e grande beneficio delle esperienze che abbiamo avuto con Vides, per esempio, dove ci ha aiutato molto a superare dei nostri momenti di difficoltà e di criticità. Quindi comunque tutte queste cose devono essere già avviate, devono essere affrontate e devono comunque far parte di un processo di cura, soprattutto quando si ha a che fare con un bambino inguaribile. Curare non significa solo guarire. Il mantenimento del legame affettivo tra genitore e figlio è parte integrante del processo di cura. Curando i bambini si cura l'intero nucleo familiare. Quindi io credo che questi siano i motivi su cui riflettere, i motivi per cui mi hanno direi facilmente convinto insieme a Don Marco dell'importanza di momenti come questo di riflessione su temi così importanti, così profondi. Abbiamo sentito da Monsignor Delpini sollevare domande che ovviamente io a cui non so rispondere, ma
ma sono veramente molteplici, a partire da quello che ricordava prima Nicora, il dottor Nicora, su quello che ricordava la domanda che faceva il bambino di fronte al Papa, no? Ma perché io devo soffrire così tanto da così presto, e con tutte le giustificazioni. Ebbene, noi non siamo in grado, noi non siamo in grado di dare a quelle risposte, ma sicuramente dobbiamo essere in grado di fare tutta questa parte, di farla molto bene, dall'accoglienza, dall'accompagnamento, dalla tenerezza, che è un po' quello il grande tema della giornata, esercitarla e anche insegnarla, perché, ripeto, credo che questa cosa è molto presente, ma la vedo un po' svanire tra i più giovani, e quindi bisogna sempre lavorare e ricordarla. Quindi grazie a tutti coloro che sono intervenuti. Grazie dottor Zuccotti, e adesso entriamo anche in medias res, nel pieno delle domande. Solo una nota: come avete visto anche dalla locandina, poi cedo la parola al don Monsignor Bressan, come avete visto dalla locandina, questo convegno l'abbiamo diviso chiaramente in due parti, in cui la prima parte ha un solo relatore, la seconda parte è divisa a sua volta in due parti. La prima parte ha un solo relatore perché la domanda inquietante, pensavamo, possa essere svolta come domanda, forse non come risposta, da chi da tempo si sta interrogando anche a livello filosofico e teologico particolarmente, e di vissuti, su questa esperienza della fatica, della malattia, della sofferenza. E quindi, e invece la seconda parte, appunto, non pretendendo di avere risposte facili, l'abbiamo intitolato l'accompagnamento, come già è uscito più e più volte nei relatori che mi hanno preceduto. L'accompagnamento l'abbiamo diviso a sua volta in due parti, una prima parte con un'esperienza forte, anche con di una psicoterapeuta, avete visto Parlami, le emozioni che parlano, e poi due medici e di nuovo un cappellano, che possono esserci di aiuto per, con questo conta su di me, la prossimità, lo star vicino. Ecco, io credo di poter invitare il don Francesco Scanziani, ma forse... Grazie, Bressan, io sono stato chiamato a fare il vice di don Paolo Fontana, e quindi di introdurre i relatori e arrivare alle conclusioni del convegno. Due note importanti: la prima è tecnica, il convegno serve anche come stress nostro per misurare la capacità di tenuta, non prevediamo interruzioni fino alla fine, che sarà alle 19, quindi armatevi, anche se la metafora non funziona molto quest'oggi. La seconda premessa: questo convegno, non l'abbiamo ancora esplicitato in modo chiaro, si inserisce nel percorso che l'Arcivescovo sta facendo in quest'anno e nella prima metà dell'anno prossimo, che è la visita pastorale alla città di Milano. È un momento quindi importantissimo anche per la diocesi, per la Chiesa di Milano. Come ha detto più volte l'Arcivescovo raccontando di questa sua visita, vuole aiutare la Chiesa stessa mettendosi pellegrina tra le strade, le case delle persone, ad ascoltare come Dio ci visita e come è capace di sopportare e di ascoltare e di aiutarci a sopportare i grandi drammi dell'esistenza. Questo pellegrinaggio diventa ancora più importante perché oggi, con quello che è successo, già con l'emergenza della pandemia, ma poi con l'attacco all'Ucraina che tutti stiamo seguendo in diretta, assume ancora più importanza la metafora che ha usato Papa Francesco all'inizio del suo ministero petrino, che è un'idea di una chiesa come ospedale da campo. Anche il tema che stiamo toccando ci chiede come essere accanto a queste persone sapendo che non abbiamo gli strumenti adeguati per affrontare la profondità del mistero che stanno vivendo. In questo modo possiamo raccogliere, ascoltare e far lavorare le domande che l'Arcivescovo ci ha consegnato, e invito volentieri il professor don Francesco Scanziani a tenere la sua relazione. Come diceva già don Paolo, don Francesco, che insegna in seminario, forma i preti, insegna alla facoltà teologica dell'Italia settentrionale, unisce anche il suo ministero di prete, per cui alla teoria può davvero affiancare anche un ascolto di implicazioni in prima persona.
Buonasera, innanzitutto il mio ringraziamento per questo invito e per questa occasione di ascolto, che vuole essere però innanzitutto il ringraziamento per ciò che alla domanda sulla sofferenza tutti voi fate praticamente con il vostro lavoro quotidiano. Io cerco di contribuire con un pezzetto del mio lavoro quotidiano attraverso la ricerca teologica. Entriamo subito nella questione. Formulerei la domanda così: perché i bambini soffrono, mettendo come sottotitolo sostenere la domanda. Il volantino indica in maniera chiara ed esplicita che è una domanda inquietante. Lo è davvero per ciascuno di noi che non smette di porsela. Figuratevi per me in questo momento in cui dovrei cercare di balbettare qualcosa per rispondere. In fondo resta una ferita aperta anche per me. Fin da quando l'ho incrociata non ho pensato ad altro che a questo: vi deluderò. La soluzione che tutti cerchiamo io non ce l'ho. Anzi, tutti i tentativi di portare a parola una proposta di soluzione forse sono deludenti e illusori. Ma forse questo aspetto, ritengo, è già istruttivo della domanda stessa. Mi ha consolato la schiettezza con cui qualche tempo fa Papa Francesco, nell'intervista a Fabio Fazio, così ha risposto: per me una domanda a cui non sono mai riuscito a rispondere e che alcune volte mi scandalizza un po' è perché i bambini soffrono. Perché soffrono i bambini? Io non trovo spiegazione a questo. Io ho fede, cerco di amare Dio che è mio padre, ma mi domando: ma perché soffrono i bambini? E non c'è risposta. Lui è forte, è onnipotente nell'amore, invece l'odio e le distruzioni sono nelle mani di un altro che ha seminato per invidia il male nel mondo. Ma perché soffrono i bambini? Io trovo una sola strada: soffrire con loro. E per me in questo è stato un grande maestro Dostoevskij. Più che allora illudere di poter dare una risposta, io vorrei condividere qualche frammento di riflessione per sostenere la domanda. Appunti per portare una domanda drammatica. È un ingresso, se volete, prudenziale, perché invita me e tutti noi ad evitare due limiti opposti: quello della razionalizzazione e quello della spiritualizzazione. Il primo è la pretesa o l'illusione di spiegare a parole il dramma della sofferenza e del male. Il secondo è quello di illudersi di renderla sensata. Io credo che forse dobbiamo avere il coraggio di toccare con mano che la malattia include già nella sua radice la parola male, e avere il coraggio di dire che il male è male, punto e basta. Non ha alcun senso, anzi, pretende di dengare ogni senso. Per la filosofia è un concetto aporetico, contraddittorio, assurdo, e dunque sarebbe assurda la pretesa di potervi rispondere o spiegarlo. Come starci dentro? L'atteggiamento che mi guida è quello dell'ascolto delle persone concrete, come fate voi ogni giorno, a partire dai malati che sono i primi a istruirci, quello dell'ascolto di voi che gli siete accanto, quello dell'ascolto anche delle voci che nella storia hanno portato a parola dei tentativi di portare la domanda. E qui vi inviterei a fare memoria di quelle risposte che ciascuno di noi ha dentro, le ereditate magari dalla saggezza popolare delle nostre nonne, dalle persone che ha incontrato o magari dagli studi che ha fatto. Un autore, Giacomo Canobbio, raccoglie tre tipologie di risposte dalla storia: la sofferenza c'è per punirci dalle colpe, la prima, o la seconda per educarci, o la terza
per farci partecipare alla salvezza del mondo. Io ho cercato di raccoglierne altre, anche con linguaggi più semplici, in un lavoro fatto a quattro mani, non a caso durante la pandemia, con la dottoressa Pierrone, "Vorrei starti accanto". Ho trovato risposte che dicono semplicemente era destino, era scritto così, era o non era la sua ora. O qualcuno, più semplicemente o con una pretesa scientifica, dice è un dato naturale, inevitabile. In un mondo finito bisogna accettarlo. O altri che rifuggono dicendo semplicemente è un mistero, e noi abbiamo spiritualizzato questa fuga nel mistero, a volte dicendo è come quando si guarda uno splendido razzo dal dietro, dove si vedono fili intrecciati a caso, nodi, colori che non dicono niente, ma quando si gira l'arazzo si scopre un disegno splendido. Ebbene, bisogna vedere però se il gioco vale la candela, se dall'altra parte c'è davvero un disegno bello. E se qualcuno ha fatto questo disegno, altre volte si parla del grande orologiaio, del grande architetto, vorrei sapere bene chi ha fatto questo disegno e a cosa si ispira, perché se guardo come va la storia del mondo con tanta sofferenza, violenza e male, pur immischiato a tanto bene, mi viene da dire che se l'ha fatto un artista forse si è ispirato a Picasso, se non altro con tutto rispetto, perché ho altri gusti artistici. Ma se dovessimo parlare di un disegno, di un destino, allora forse dovremmo anche essere rigorosi. Se questo c'è ed è già tutto prefissato, allora la libertà non esiste. È vuota, è illusoria. Ma ci sono tante altre risposte che abbiamo raccolto. Il valore pedagogico della sofferenza ci serve per educarci. Sarà, ma è davvero proporzionata la sofferenza, cioè questa via per l'obiettivo educativo? E qual è il padre tra voi o la madre che userebbe tanta sofferenza per educare a qualche cosa che vale nella vita? Ma credo che forse la risposta e l'accusa più forte che vorrei condividere con voi oggi è la pretesa che la sofferenza in qualche modo serva a un'armonia del mondo, a un equilibrio del mondo, o come diceva Giacomo Canobbio, a redimere il male del mondo. Chi ha messo a nudo questa accusa è stato Ivan nei fratelli Karamazov, che così dice: ecco Alyosha, che ne farò dei bambini? Questo è il problema che io non posso risolvere. Ascolta, se tutti devono soffrire per acquistare con la sofferenza l'eterna armonia, che cosa c'entrano i bambini? Dimmelo, ti prego. Non si capisce assolutamente a che scopo essi debbano patire e perché debbano acquistarsi con le sofferenze quell'armonia. E procede con una lunga requisitoria che vi invito ad ascoltare. Termina così: e se le sofferenze dei bambini servono a completare quella somma di sofferenze necessaria per l'acquisto dell'armonia del mondo, io affermo fin d'ora che tutta la verità non vale un simile prezzo. E perciò mi affretto a restituire il mio biglietto d'ingresso nel mondo. E se sono un galantuomo, ho l'obbligo di restituirlo il più presto possibile. E così faccio. Non che non accetti Dio Alyosha, ma gli restituisco nel modo più rispettoso il mio biglietto. Una pagina drammatica che mette a nudo il paradosso di un'interpretazione pseudo-religiosa della sofferenza. Non ho tempo di fermarmi ad analizzare queste risposte, ma vorrei semplicemente condividere con voi un duplice criterio nell'ascoltarle. Il primo, che è necessario prenderne atto,
dare ascolto, perché veniamo da una storia così, da una ricchezza così. Non possiamo rifiutarle pregiudizialmente. Secondo, però, occorre farne una corretta ermeneutica, diremmo noi teologi. Occorre cioè interpretarli correttamente, domandandosi in che contesto storico sono nate, chi le ha formulate, per comprendere quale senso avevano in quel momento e poter ridire oggi quel senso, magari in un modo diverso. Ecco, dopo una simile veloce carrellata, mi piacerebbe poter ascoltare voi, perché se fate questo lavoro, voi la domanda ce l'avete, ma avete anche la risposta. Mi piacerebbe ascoltare quei frammenti di verità che ciascuno di voi custodisce, a tutti i livelli del tipo di lavoro che voi fate. Sarebbe un tesoro. Semplicemente è come chiedervi chi ve lo fa fare. Ebbene, per iniziare a invitarvi a portare a parola, a verbalizzare ciò che vivete, condivido io qualche frammento della mia risposta, o meglio, di quegli appunti che mi permettono di sostenere la domanda. E come ci insegnò il nostro cardinale Martini, cerco una risposta in quel testo sacro e universale che è la Bibbia, evocando due nomi, Giobbe e Gesù. Il primo, la scoperta di Giobbe non da Dio. La vicenda di Giobbe è un capolavoro della letteratura mondiale, che è passato nei nostri ambienti e nella spiritualità cristiana come il santo della pazienza. Ma in realtà, se uno legge il testo, si accorge che per i primi due capitoli non se la prende con Dio. All'inizio del terzo incomincia già a maledire il giorno in cui è nato. Consolante, direi, per chi tra di noi la pazienza la perde dopo tre minuti. Abbiamo un santo protettore, se così è stato definito. Giobbe è colui che si scontra con quegli amici che danno voce in maniera sintetica a diverse delle interpretazioni religiose, della sapienza antica o della spiritualità religiosa ebraica che vi ho prima accennato. Sono quegli amici che invitano Giobbe ad accettare la sua sofferenza, riconoscendo che se soffre è per qualche colpa, un motivo ci sarà, insomma, secondo la più rigida logica della retribuzione. Quegli amici stanno accanto così a Giobbe. E Giobbe invece si ribella. In una maniera potentissima rivendica la sua innocenza. Giobbe è l'emblema del giusto sofferente, del dolore innocente, ed è duplice la sua ribellione, perché si ribella ai suoi amici, ma osa persino ribellarsi a colui che viene portato come autorità ultima di quell'interpretazione, cioè Dio. E Giobbe porta in tribunale e gli uni e gli altri. Per la Bibbia è un processo, un riv. Curiosamente, Dio ci sta. Dio partecipa a quel processo e dopo aver ascoltato l'arringa degli uni e dell'altro, ecco che offre la sua risposta. Dal capitolo 38 al 41 voi avete tre ampie pagine in cui Dio espone la sua posizione. L'ho letto e l'ho riletto, non ho trovato nessuna risposta alla domanda unde malum, da dove il male, perché il male. Che cosa fa Dio? Dio si mette a narrare l'opera della creazione, dice: Giobbe, dove eri tu quando io prendevo il sole e ponevo la luna, quando mettevo gli uccelli nel cielo, fino al Leviatan nelle profondità della terra. È uno splendido affresco del creato, dove Dio elenca ad una tutte le sue opere. Al termine di questa, Giobbe si mette una mano alla bocca, cade in ginocchio
e dice: come uno stolto io ho parlato. E fa una splendida professione di fede. Prima ti conoscevo per sentito dire, ora i miei occhi ti vedono. Questo esito non smette di interrogarmi: Giobbe, che cosa hai capito? È come quegli splendidi affreschi che si trovano in alcune delle nostre cattedrali, in cui gli angeli distendono il rotolo del cosmo. Ma come può essere quella una risposta di Dio? Se Giobbe, di fronte a quell'elenco di opere, avesse toccato con mano la potenza di Dio, anzi l'onnipotenza di Dio, e la superiorità del suo progetto, così che lui non può comprenderlo completamente, Giobbe avrebbe dato ragione ai suoi amici. Non è questa la risposta. Talmente vero che Dio alla fine dice agli amici: chiedete a Giobbe che mi preghi per voi, perché voi non avete detto bene di me come ha detto il mio servo Giobbe. La risposta è altrove. E ce lo insegnano gli studiosi, gli esegeti, che dicono: quel modo narrativo con cui Dio elenca ad una le opere che ha fatto, le ha fatte pensandole ciascuna nel loro posto, mettendole con ordine, dandogli nome, come una brava massaia mette in ordine la propria casa. Quell'ordine non è l'armonia geometrica, indica semplicemente che ogni cosa è stata pensata, è ordinata, e che ciò che Dio ha fatto è sensato. La sapienza presiede la creazione. È un modo concreto con cui la letteratura sapienziale ci dà un giudizio non estetico, ma etico. Non interessa l'armonia delle cose, ma interessa la loro bontà. E allora quel lungo elenco serve a Giobbe per toccare con mano che Dio ha fatto bene il sole, ha fatto bene la luna, ha fatto bene le stelle, ha fatto bene tutto. Capite? Non è una risposta teorica, ma pragmatica, pratica. Giobbe ha toccato con mano che quello che Dio fa lo ha fatto bene, che lo ha fatto buono. Mi domando, sconfinando un campo che non è mio, se non è il modo con cui una mamma consola il bambino che è inciampato, si è sbucciato il ginocchio e piange, e lo prende in braccio e lo accarezza e lo stringe, perché quel contatto non toglie il suo dolore, ma calma la sua sofferenza. Non è che Giobbe così ha toccato con mano che quel Dio, che gli veniva indicato come la causa del suo male, in realtà è buono e sta dalla sua parte. Giobbe, notate, non ha la risposta alla domanda unde malum, da dove il male, perché il male. Giobbe rimane con il suo interrogativo aperto, ma ha toccato con mano che non viene da Dio, e ha toccato con mano che Dio è con lui. Può sostenere la domanda perché non è più solo, perché ha trovato qualcuno di affidabile con cui portarla. Che sia Dio o che siate voi, quando siete accanto alle persone malate, credo che siano entrambe risposte autentiche. E resto con Giobbe, con la domanda in mano, ma non più da solo. Da cristiano però e da teologo non posso accontentarmi di Giobbe. Ho bisogno di interpellare il Nuovo Testamento, di interpellare Gesù. Stupenda quella battuta di Paul Claudel, il quale dice che Dio in Gesù non è venuto a spiegarci la sofferenza, ma è venuto a riempirla della sua presenza. E così ha fatto. Se guardo il Vangelo, quello che Gesù ha detto e ha fatto
non troviamo momenti in cui Gesù si è fermato a spiegare, ad argomentare questa domanda. Troviamo invece ripetutamente, fin dal primo giorno del suo ministero, così recita Marco 1, che la prima cosa che fa Gesù è guarire un malato. Ed è stupendo che buona parte del suo ministero è occupato nel avvicinarsi ai malati, nel prenderli per mano, nel sollevarli, nel parlare loro, nel toccarli, entrare in contatto. Gesti umanissimi, gesti concreti. Per molti di voi sono quotidiani. Per i malati che li ricevono sono indimenticabili. Per il Vangelo sono fissati per sempre, perché che li abbia compiuti Gesù è un modo per dire che li compie Dio. E non solo. Che li abbia compiuti Gesù è rivoluzionario, perché a quel tempo gli uomini religiosi non dovevano avvicinarsi, toccare, entrare in contatto col malato, perché voleva dire rendersi impuri. È un doppio capovolgimento. Ma Gesù non si accontenta di questo agire pratico. C'è un aspetto che non va trascurato, è il fatto che Gesù costantemente, dietro la malattia, denuncia il male, svela quello che per lui è un nemico. Tant'è che nel Vangelo di Marco è costruito su 16 capitoli, i primi 8 sono composti soprattutto da miracoli e parabole, la maggior parte delle guarigioni sono dal demonio. Come dire, dietro la malattia c'è un male che è nemico non solo dell'uomo, ma persino di Dio. E forse svela un aspetto che nella spiritualità occidentale abbiamo dimenticato, almeno da un paio di secoli, ossia che la vita è una lotta, che testi della spiritualità del 600-700 titolavano così: il combattimento spirituale, la lotta spirituale, che il regno di Dio, dichiarato da Gesù, viene a questo mondo non con un ingresso pacifico e solenne, ma svelando la presenza del principe di questo mondo e combattendo contro di esso. Un solo esempio, che a mio giudizio diventa sintomatico della vicinanza di Gesù al malato e di lotta contro il male. Quella splendida pagina di Giovanni 11. Gesù di fronte alla morte dell'amico. Sarebbe bello poter vedere Gesù di fronte alla sua morte, ma ci accontentiamo di questo esempio, perché se voi siete qui, forse spesso vi trovate di fronte alla morte di qualcuno. Ebbene, l'evangelista Giovanni è noto per essere un'aquila, è la figura che lo rappresenta, cioè il teologo che vola più in alto, più raffinato, ma in realtà è anche quello più concreto, più storico, più preciso, perché vede la rivelazione di Dio nei gesti più semplici. E allora sarebbe stupendo poter osservare, anzi oserei dire fotografare, come fa lui con la sua penna, le emozioni di coloro che stanno attorno alla tomba di Lazzaro. Dai discepoli attoniti che non capiscono, agli amici che erano venuti a consolare Marta e Maria, che si dividono vedendo Gesù. Qualcuno dice: guarda come gli voleva bene, e qualcun altro ha detto: perché non ha fatto niente? Lui che ha guarito il cieco nato non poteva far sì che questi non morisse. Ma sono stupende le due donne, Marta, quella che diciamo la donna pratica, e quella che va incontro a Gesù e che gli dice: Signore, se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto. Meno male che l'ha detto lei, perché chi di noi non l'ha mai pensato? L'ha detto lei, con la finezza di donna, non gliela mandate a dire. Maria, che noi esaltiamo come la donna di fede, non ce l'ha fatta, è rimasta a casa. A volte anche la fede resta inchiodata dal dolore. E Gesù, Giovanni lo fotografa così. Tre splendidi versetti, capitolo 11, versetti 33-35. Gesù, quando vide Maria piangere, e piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente, si turbò e disse: dove l'avete posto? Gli dissero:
Signore, vieni a vedere. Gesù scoppiò in pianto. È una pagina stupenda che ci mostra l'umanità di Gesù. Ma per Giovanni, Gesù è Dio. Un grande esegeta, Xavier Léon Dufour, ha titolato così questa pagina, Le lacrime di Dio. Come a dire che di fronte alla tomba dell'amico anche Gesù piange, anche Dio piange, anche lui soffre. È una scena che a me ha fatto sorgere un dubbio. Ma Signore, non sarà mica che piangerai anche di fronte alla mia di tomba? Perché del resto, chi di noi non è amico per lui? E questo è il primo messaggio. L'umanità di Gesù, di un Dio che piange di fronte alla morte. Ma non solo, c'è un particolare da non smarrire, ed è questo. Quando Giovanni dice si commosse profondamente e si turbò, non è un endiadi, non è una ripetizione. Il primo verbo in greco è embrimesato, e qui devo ringraziare Sua Eccellenza Monsignor Delpini, che è stato mio professore di greco a suo tempo. Ebbene, questo verbo solo indirettamente può essere tradotto si commosse. È il verbo che nel greco classico è utilizzato per descrivere il cavallo imbizzarrito. Non mi sembra si possa dire che è commosso. Letteralmente andrebbe tradotto si infuriò profondamente, si adirò. Gesù di fronte alla tomba di Lazzaro piange e si adira, si arrabbia e si commuove, quasi ad abbracciare tutte le emozioni del cuore umano, prendendone i poli estremi e forse a legittimare le nostre. Amo questa fotografia di Gesù che è Dio di fronte alla tomba che si arrabbia e piange. Non è invenzione mia, ce lo spiegano gli esegeti, ma già Sant'Ambrogio così scriveva. Forse per questo Gesù è triste, perché dopo la caduta di Adamo era necessario che noi lasciassimo questo mondo con un passaggio siffatto, dovendo morire ineluttabilmente. Ma, e cita Sapienza 1.13, Dio non creò la morte e non gode per la distruzione dei viventi, e per questo prova ripugnanza per una cosa che non ha creato. Confesso che non mi è capitato di sentirlo spesso nella nostra predicazione cristiana, tantomeno nelle omelie dei funerali. Io credo che qui ci stia la parola che vorrei condividere con voi, che ci regala Giovanni. Dobbiamo prendere sul serio, drammaticamente, la tragicità del male come nemico dell'uomo e come nemico di Dio. Una pagina purtroppo trascurata nella spiritualità recente, ma che già l'Antico Testamento diceva. Sant'Ambrogio ci ha già citato, anticipato Sapienza 1.13. Dio non ha creato la morte, non gode per la rovina dei viventi, ma si potrebbero fare altre citazioni. San Paolo arriva addirittura a esplicitare che la morte è il nemico di Dio. In Prima Corinti 15 così recita: bisogna che Cristo regni finché abbia sottoposto tutti i nemici sotto i suoi piedi, e l'ultimo nemico ad essere annientato sarà la morte. Mi fa piacere pensare che la morte, la malattia, ogni male è mio nemico, ma anche nemico di Dio. Mi sento in buona compagnia. E sigilla tutto questo Martin Luther King con una splendida citazione: una sana religione si solleva oltre l'idea che Dio voglia il male. Dio non è causa del male, e il pensiero che possa volere che un bambino nasca cieco o che un uomo soffra la rovina della pazzia è una vera eresia che dipinge Dio come un demonio invece che come un padre amorevole. E arrivo alla conclusione, che titolerei così: sostenere la domanda di Dio. Torniamo all'interrogativo: perché i bambini soffrono? Ho dichiarato dall'inizio alla fine che non ho la risposta. Ho condiviso qualche appunto per sostenere la domanda, come Giobbe, che ha trovato un Dio affidabile per portare questa domanda, o come Gesù, che agisce contro il male. Non ne ha parlato molto, forse se non in quella parabola del grano della zizzania, dove dice in maniera
puntuale, ai servitori che in maniera pungente gli dicono: ma non avevi seminato del grano buono? Risponde: un nemico ha fatto questo. Allusivo, ma sufficientemente chiaro. Credo che il percorso fatto ci costringe a tenere la serietà della domanda. In fondo mi sembra che la Bibbia ci racconti che la vicenda di Dio non è molto diversa. In Genesi 3, quando Dio interroga Adamo dopo che ha mangiato il frutto, gli dice: che cosa è successo, cosa hai fatto? Adamo gli dice: Signore, è stata la donna che tu mi hai posto accanto. Già nello scaricabarile, addirittura incolpando Dio. Allora Dio interroga la donna, la donna dice: il serpente che tu hai creato. E Dio non interroga il serpente. In questo tentativo di Dio di risalire alla causa del male, anche Dio si ferma. Un demanum, anche Dio ha la domanda e non ha la risposta. Non sarà un caso che allora anche la vita di Gesù finisce con queste ultime parole: Dio mio, perché? Anche lui ha chiesto perché, una domanda che abita il cuore di Dio fino alla fine. Se qualcuno di voi, come me, non ha la risposta, perlomeno ora sa che anche Dio condivide la domanda e forse insieme a lui può sostenerla. Ringraziamo Don Francesco, il professor Canziani, che ci ha aiutato a comprendere come l'esperienza della sofferenza ci aiuti a scoprire la domanda fondamentale e soprattutto ci aiuti a cercare con chi a poterla condividere. Riflessione appunto cercando di come vivere questa domanda e come essere accompagnati. Ascoltiamo volentieri la dottoressa Cecilia Pirrone, che io conosco anche come professoressa perché oltre ad essere psicoterapeuta insegna anche all'Istituto Superiore di Scienze Religiose. Grazie, buon pomeriggio, buona serata quasi. Mi unisco al pensiero di Don Francesco Scanziani. Cosa ci faccio io qui con tante persone sapienti, illustri, vicino a chi soffre davvero e a chi ha la sofferenza accanto ogni giorno? Porto anch'io un pochino la mia riflessione, così per come posso, centrando il focus proprio sull'aspetto emotivo. Anch'io, io stessa, sono molto emozionata. Una volta mi si interromperà la voce, abbiate pazienza. Una meravigliosa bimba, ricciolina e castana, di 2 anni e mezzo, litigando con un coetaneo, gridò: cattivo, malato, come se fossero sinonimi. Che bizzarra equivalenza. La mamma della piccola, negli ultimi tempi, era stata colpita da una malattia acuta che le aveva procurato una grande spossatezza, così che si era trovata nell'impossibilità di prestarle le usuali cure serali. Le coccole del pigiamino, la storia della buonanotte, il bacino del commiato, un altro bacino del ti penserò mentre dormi e carezza finale. Così per una settimana tutto il cerimoniale era stato delegato al papà, che l'aveva svolto con sensibilità e attenzione. Alla bambina era stato detto che la mamma non poteva perché era malata. Mamma, la lasciamo tranquilla, adesso è malata. Quando sarà guarita tornerà a metterti lei a nanna. Così la bambina, consapevole del fatto che chi non ti fa le coccole dovute è palesemente cattivo, aveva pensato che malato e cattivo
fossero sinonimi. Come soffre un bambino? Un bambino quando soffre porta il dolore sia nel mondo reale che nella sua mente. Questo significa che le sue sofferenze possono essere legate sia ad avvenimenti che a situazioni molto concrete, sia a tormenti, a questioni legate alla sua fantasia. Immaginate un bambino che attende la sua mamma che deve venire a prenderlo. E immaginate che la mamma è nel traffico e non riesce ad arrivare puntuale dal suo bambino. Improvvisamente questo bambino potrebbe iniziare a piangere in modo ininterrotto e disperato per paura di essere stato abbandonato dalla sua mamma. Perché nella sua mente improvvisamente potrebbe aver vissuto questa paura tremenda di non rivedere la sua mamma. Non è una paura reale, noi lo sappiamo. La mamma è impegnata nel traffico, sta arrivando. Ma questa paura che prende il sopravvento nella sua testa gli provoca una tale angoscia da prendere in lui sopravvento e quindi da portarlo ad un pianto ininterrotto. Questo pianto va preso sul serio. Questo non è il pianto di un bambino e basta. È un pianto che va custodito, che va tenuto dentro con grande attenzione. Ci sono sofferenze che noi possiamo evitare ai bambini. Ci sono sofferenze che non riusciamo ad evitare. Alcune sofferenze legate alla fatica di crescere, altre legate alla perdita, altre, e voi le vivete quotidianamente, legate alla malattia. E allora, quando un bambino soffre, va detta a lui, e questo voi lo sapete meglio di me, una verità possibile e rassicurante. Non bisogna mai mentire ad un bambino che soffre. Bisogna potergli consegnare una verità che non sia una verità carica dell'angoscia dell'adulto, ma che sia una verità per lui tollerabile, che sia una verità comunque che apre ad una rassicurazione e ad una speranza. Comunicare una verità possibile adatta alla sua misura. E quando noi facciamo questo, lo facciamo con il bambino, lo facciamo con i fratelli, lo facciamo con la famiglia tutta intera, non usiamo soltanto le parole, ma usiamo tutto noi stessi. Usiamo tutto il linguaggio che abbiamo, cioè tutto il linguaggio del corpo. E tanto più i bambini sono piccoli, tanto più comprendono il linguaggio del corpo. Come li guardiamo, come ci poniamo accanto, se li guardiamo negli occhi, se ci abbassiamo, se li accarezziamo, se li abbracciamo, se siamo lì per loro o se siamo distratti. I bambini hanno notevoli risorse. I bambini improvvisamente si caricano di paura e di angoscia, ma sono capaci anche improvvisamente di sorridere quando hanno ancora delle lacrime agli occhi. Questi sentimenti dolorosi che pervadono il bambino lo coinvolgono totalmente, lo coinvolgono a 360 gradi. Per un bambino provare un'emozione vuol dire essere coinvolto completamente. Il bambino non ha i filtri che hanno gli adulti. Per il bambino emozione uguale azione, cioè ciò che provo lo butto fuori così com'è, senza mediarlo attraverso il filtro della ragione. 14 anni di media altezza, i
capelli biondi colore del grano e gli occhi di ghiaccio. Uno di quelli che potresti proprio definire un bel ragazzo. Ecco Walter, colmo di rabbia, che non sa esprimere. Solo timidamente affiora dentro a quel viso da bravo ragazzo. È colpa di mia madre. Non doveva mettermi al mondo. Doveva abortire. Traspare una sofferenza inattesa. Il profondo dolore legato al senso della malattia e al senso della vita. Walter era ipovedente. Gli era stata diagnosticata alla nascita un'atrofia congenita al nervo ottico, che gli impediva di vedere come tutti. Un dramma talmente grande da fargli vivere un profondo senso di inferiorità. Un profondo senso di inadeguatezza rispetto agli altri, al punto che da settimane non andava più a scuola. Come vive un ragazzino la sofferenza? La vive amplificata. Il sentimento, l'emozione in un ragazzo che si affaccia all'adolescenza è enorme, è grandissimo. Se è disperato, è profondamente disperato. Se è felice, è profondamente felice. Mi insegnate voi che il sistema limbico è a piena maturazione mentre la corteccia ancora no. Un adolescente viaggia sulla scia delle emozioni che prova. Allora ansia, delusione, rabbia, tristezza, senso di impotenza, frustrazione sono i comuni denominatori che un ragazzo sperimenta. Pensiamo a quanto hanno sperimentato i ragazzi durante la pandemia, chiusi nelle loro stanze. La scuola è entrata in casa, nei loro luoghi sicuri. Nei loro luoghi privati. Avevamo messo una Ferrari con il motore acceso in un box, chiuso, con la Claire. Non potete uscire, dovete stare qui. Al massimo del loro bisogno di socializzazione, al massimo del loro bisogno di stare con gli altri. Eppure sono stati capaci di rispettare i limiti che necessariamente sono stati posti. Sono stati capaci. I ragazzini, gli adolescenti oggi, non sono più quelli trasgressivi, aggressivi, che scendevano in piazza e che dichiaravano a gran voce quello che era per loro valore, importante, eccetera. Sono ragazzini che accettano i limiti. Sono ragazzini che non attaccano più gli altri, ma attaccano il sé. Non so quanti voi qui ne avete incontrati. Attaccano il sé vuol dire che sono insicuri. Vuol dire che si sentono inadeguati. Vuol dire che sono tempestati da un sacco di informazioni, di richieste che loro non sentono di poter, che loro sentono di disattendere. Si tagliano. Ci sono disturbi alimentari, ansie e depressioni che sono aumentate. Il ritiro sociale è diventato un problema grosso come una casa. Un tempo si diceva, ma io sono tranquilla, sta qui nella sua casa, in cameretta, in camera, non esce, so dov'è. Adesso non si può più dire così, sta qui tranquillo nella sua camera. Con chi è connesso? Con chi sta parlando, con chi sta chattando, che cosa ha in mente, cosa sta vivendo, cosa sta guardando, a quali fonti attinge per crescere. Allora, di fronte
al dolore, alla sofferenza e alla malattia si provano tantissime emozioni. E in un modo così forte e così intenso che è impossibile non avvertirle. Si fanno spazio dentro ai bambini, dentro agli adolescenti, sino a prendere il sopravvento. Emozione significa muovere fuori, portare fuori. E noi erroneamente diciamo di vedere le emozioni che i bambini e i ragazzini provano. In realtà noi vediamo le conseguenze delle emozioni che provano, cioè il comportamento che loro mettono in atto a fronte dell'emozione provata. L'emozione è un fenomeno talmente diffuso e così pervasivo che lo proviamo dal primo giorno in cui veniamo al mondo fino all'ultimo giorno della nostra vita. Non esiste probabilmente esperienza umana che sia così onnipotente. Ma che cos'è l'emozione? L'emozione in sé è un costrutto ipotetico, cioè è un'entità che non è direttamente osservabile, perché l'emozione dura un battito d'ali, a un picco si attiva e ridiscende. Quello che noi osserviamo sono gli indicatori emozionali che derivano dall'interazione tra lo stimolo esterno e ciò che noi proviamo. Quindi quali sono questi indicatori che ci permettono di capire, di comprendere qual è l'emozione che l'altro sta provando o che io stesso sto provando? Quando ci avviciniamo a dei bambini o a degli adolescenti che soffrono, sappiamo molto bene che le risonanze emotive che questo genera dentro di noi sono altissime. Non possiamo non immaginare di avere noi stessi una buona competenza emotiva, una buona conoscenza di ciò che noi proviamo quando stiamo accanto a loro. Questi indicatori emozionali che ci permettono di comprendere qual è l'emozione che l'altro prova o che noi stessi stiamo provando sono certamente il corpo. Il corpo è il primo elemento che ci permette di dire mi sta succedendo qualcosa. Il battito accelera, la circolazione sanguigna, anche il respiro si fa affannoso, andiamo a volte in iperventilazione, ci viene formicolio alle mani. Tutte reazioni corporee e fisiche che ci dicono che sta succedendo qualcosa dentro di noi. Quando ci succede qualcosa nel corpo a fronte di un'emozione che stiamo provando, anche il comportamento si modifica di conseguenza. Se io sono molto arrabbiato, evidentemente lo manifesterò alzando la voce, gridando, pestando i piedi a terra, a seconda poi dell'età che ha il bambino, se è un ragazzino. Anche i pensieri subiscono delle modificazioni nel momento in cui noi proviamo un'emozione. Se siamo molto tristi, i nostri pensieri vanno a rallentatore. Se siamo agitati, impauriti, i nostri pensieri o arrabbiati accelerano. Quindi noi riusciamo ad individuare che emozioni stiamo provando o quali emozioni sta provando l'altro, individuando, cioè focalizzando l'attenzione sul corpo, sul comportamento e sui pensieri. Questo ci permette di imparare a gestire le emozioni nostre e dell'altro, perché io a un certo punto posso controllare le reazioni del mio corpo, posso darmi la possibilità, poi vediamo, di modificare i pensieri e posso decidere se un comportamento è corretto oppure no.
Allora, se un bambino soffre e poniamo sta piangendo, io non posso che dirgli: piangi, stai piangendo, sei triste. Non posso che nominare quello che lui sta provando, perché lo prova e basta. Vedremo poi come si può evidentemente fare un salto fuori da dall'emozione di quel momento, altrimenti va a finire che poi piangiamo in due e non ne usciamo più. Ma la prima cosa fondamentale da comprendere è che l'emozione è fuori dal controllo volontario, perché l'emozione è mediata dal sistema limbico e quindi l'emozione la proviamo e basta. Quando abbiamo di fronte un bambino piccolo, dobbiamo imparare a nominarla, perché lui possa imparare a comprendere che quella cosa lì che gli sta succedendo ha quel nome ed è legittimo che lui la provi. Che cosa succede invece alle volte? Succede che noi nascondiamo le emozioni. Quante volte ci è capitato di sentire magari delle mamme che così si muovono verso i loro bambini dicendogli: dai, non piangere, forza, sei grande, su, coraggio, non piangere, non arrabbiarti, passerà. È un modo per avvicinare il bambino, ma le emozioni non si possono prescrivere. Piango perché sono triste, grido perché sono arrabbiato, e questo è legittimo. La nostra cultura ci impone ancora un po' cogito ergo sum. Penso, dunque, sono. Dovremmo invece un po' tradurre: sentiamo, dunque esistiamo. Questa è la semplice realtà. I sentimenti ci danno vita, le emozioni ci danno vita. Reprimere le emozioni significa abbandonare gradualmente la vita. Mascherare le nostre emozioni è una forma di violenza che esercitiamo su noi stessi. Chiedere all'altro di mascherare le proprie emozioni è una forma di violenza che esercitiamo sull'altro. Perché questo mondo interiore è vivo, scorre, è fluido, fosse anche che noi cerchiamo di soffocarlo. Per cui una cattiva gestione emotiva porta a volte a travisare la nostra realtà interiore. Le emozioni non si possono né posticipare né uccidere, ma le emozioni si trasformano soltanto. E persone che soffocano costantemente il proprio vissuto emotivo, bambini che sono educati a soffocare il loro vissuto emotivo, sono bambini, ragazzini, persone che facilmente poi sviluppano malattie psicosomatiche, disturbi. Le emozioni sono vive nella nostra vita, non possiamo reprimerle. Vero che non piangi, sei un bambino forte. Non è possibile. Se noi educassimo dei bambini o crescessimo dei bambini o convincessimo i bambini del fatto che bisogna soffocare le emozioni, nascerebbero quelle che chiamiamo le emozioni parassite. Ho davanti agli occhi una mamma separata con tre figli, una separazione non desiderata, che dice alla figlia: tu devi essere felice. Questa figlia è angosciata da questo paradosso dentro il quale la mamma l'ha infilata senza volere, evidentemente. Tu sei triste, piangi, ti senti in colpa per un vissuto di sofferenza, ma io devo essere felice. Questa è una ragazzina sola,
dentro alla sua sofferenza. È una ragazzina che non può condividere con la mamma questa sofferenza. È una ragazzina che non può dire a nessuno quello che ha dentro. Come quando ci si trova di fronte a situazioni di malattia grave, per cui l'altro accanto dice: vedrai che andrà tutto bene, guarirai presto. E non è così. Due mondi, due solitudini, una nel letto dell'ospedale e l'altra accanto, che non possono dialogare. Perché se io tiro fuori il mio dolore, la mia paura di morire, le mie incertezze, la mia rabbia, l'altro che è accanto a me si angoscia e io non posso tollerarlo. E allora reprimo ciò che provo, reprimo ciò che sento. L'emozione è come un'energia, è un'energia che abita il nostro corpo, che abita dentro di noi. E allora noi possiamo, per usare tre diverse metafore, far fluire questa energia in modi diversi. Possiamo fare come se fosse in un pozzo, cioè se si sceglie di lasciare le emozioni in fondo al pozzo, queste in qualche modo ristagneranno. L'acqua in fondo al pozzo va a male, prende un cattivo odore. Quindi le emozioni che ristagnano in fondo al pozzo sono delle emozioni che potrebbero portare a delle conseguenze negative su di noi. Oppure potremmo utilizzare questa energia emotiva che ci abita come fosse uno tsunami, una rabbia tale che si fa piazza pulita tutti intorno. Lo tsunami, un vento impetuoso, un vento travolgente che rade al suolo tutto ciò che è intorno. Oppure potremmo incanalare questa energia come se fosse l'acqua che scorre in un mulino. Quindi lasciarla scorrere, lasciare che si muova, lasciare che ci attraversi, lasciare che vada con il suo movimento. Ecco, poter lasciar fluire le emozioni, che sono questa energia che ci abita dentro di noi, è forse il modo più convincente per poi poterle gestire. Cioè le emozioni non devono essere un ingranaggio che ci blocca e che ci intrappola, ma il bambino che prova delle emozioni, che quindi deve imparare a capire che cosa sta provando, ha bisogno di un adulto che sappia leggere quali sono le dinamiche emotive che lo abitano. Quindi ha bisogno di un adulto che gli faccia un po' da cassa di risonanza, un adulto che gli faccia da specchio e gli descriva senza giudizio quello che gli pare stia accadendo in lui. È evidente che se un bambino è molto piccolo si fa fatica a capire che cosa sta provando. Un bambino di 2 anni non verbalizza, piange, si lamenta. Il genitore accanto ad un bambino di 2 anni che soffre sa che se si lascia prendere dall'angoscia di quel momento, il bambino respirerà lo stato d'animo dell'adulto, sarà poco consapevole di quello che sta vivendo lui, ma respira a pelle, come per osmosi, quello che l'adulto gli sta accanto vive. Allora l'adulto accanto ad un bambino che soffre deve poter imparare ad utilizzare un linguaggio emotivo, deve poter imparare ad avvicinarsi legittimando
quello che sta succedendo e potendolo descrivere. Giorgio ha circa 3 anni e sta cercando di completare un puzzle mentre cerca di mettere i pezzi al loro posto. Sorride e guarda divertito la mamma che soddisfatta esclama: «Ma che bravo!» Giorgio torna a giocare, mostra un altro pezzo alla madre, ma questa volta quando tenta di incastrarlo non ci riesce. Allora il bambino si rivolge ancora alla mamma, ha un'espressione contrariata, spinge via il gioco e subito piange. La mamma si avvicina cercando di consolarlo e commenta: «Ti sei arrabbiato? Dai, non piangere. Adesso ti aiuto io a rifarlo. Vuoi?» Il bambino sembra aver compreso l'invito della mamma e riprende a fare il puzzle. Marianna invece è una bambina di 4 anni e sta aiutando la mamma a preparare una torta, ma di tanto in tanto avvengono cose spiacevoli, come avvicinarsi al forno e scottarsi. Una delle prime volte che questo accade, Marianna piange, guarda con insistenza la madre che con fare un po' sbrigativo commenta: «Bene, così la prossima volta non lo tocchi più, te l'ho detto tante volte che non si può fare quello che si vuole. Adesso vieni qui che mettiamo la manina sotto l'acqua». Marianna, seduta in mezzo alla stanza, si agita ancora di più. Due scene di vita quotidiana, due sofferenze piccole, due sofferenze quotidiane, non grandi sofferenze, ma due diversi modi di stare accanto dell'adulto, di fronte alla piccola sofferenza del bambino. Nel primo caso la mamma incoraggia il figlio legittimandolo in quello che prova: «Ti sei arrabbiato». È possibile, sei arrabbiato. «Sono qui però, io non mi spavento della tua rabbia». Lo incoraggia, riprendono il lavoro insieme. Nel secondo caso la mamma dice: «Ecco, lo sapevo che ti saresti scottata», cioè non legittima il fatto che un bambino a 4 anni è più veloce perché è curioso del mondo ed esplora alla velocità della luce. La sgrida, la rimprovera. E quindi Marianna piange ancora di più. Cioè, l'adulto che sta accanto al bambino deve poter dire: «Vedo che ti sta succedendo questo, che quello che sta succedendo dentro di te è questa cosa qui. Ma io che sono adulto non mi spavento, cerco di non spaventarmi, dipende da che tipo di sofferenza abbiamo di fronte, evidentemente. Perché io ti sostengo, perché io insieme con te farò un salto fuori da questa situazione nella quale ci troviamo». Ma non solo. Da come l'adulto affronta la situazione di sofferenza, allora il bambino impara ad affrontare la sofferenza. Cioè l'adulto metacomunica con il suo comportamento in relazione al bambino il come si sta in una situazione di sofferenza. E sappiamo, voi più di me, che di fronte alla sofferenza, alle situazioni, le reazioni sono le più varie. Ma forse quello che conta è non essere lasciati soli. Non può essere lasciato solo un bambino che soffre. «Guarirai, andrà tutto bene». Non può essere lasciato solo il genitore, l'adulto, accanto al bambino che soffre. Ciascuno ha bisogno di qualcuno accanto per poter stare in piedi in una situazione senza senso, come Don Francesco ci ha detto più volte. Allora, quando uno prova qualcosa, che cosa accade? Proviamo a mettere la lente di ingrandimento su quello che è il processo emotivo.
Accade un fatto, l'antecedente. Poniamo, la nonna si è ammalata. Una situazione possibile che i bambini possono vivere normalmente. Allora, dopo il fatto, seguono dei pensieri. E allora quello che gli umani fanno è attribuire significato all'accadimento. La nonna si è ammalata. Io posso pensare, il bambino può pensare, la nonna è sola in ospedale, nessuno la può visitare. Oppure si può pensare, la nonna è gravissima, morirà. Oppure si può pensare, la nonna è in buone mani, è ammalata, i medici faranno di tutto per curarla e per non farla soffrire. Capite che a seconda del pensiero che facciamo, che l'altro fa, che il bambino, il ragazzino fa, l'adulto fa, sono diverse le conseguenze. Nel primo caso sono triste, molto triste, povera nonna. Nel secondo caso ho paura, ho una grande paura perché la nonna potrebbe morire. Nel terzo caso ho piena consapevolezza della situazione di malattia, ma posso sperare che venga superata, non lo so. Ma posso sperare. E allora, a seguito del pensiero che si fa e del significato che viene attribuito, ci sono delle reazioni. Riconoscere questi passaggi dentro di noi significa darci la possibilità di produrre delle alternative, significa allargare lo sguardo. Significa non necessariamente rimanere ancorati dentro a quella situazione di sofferenza. Ho paura, la nonna potrebbe morire, la nonna morirà, è molto grave. Ma significa poter contemplare e darsi la possibilità di avere delle altre alternative. Significa introdurre una pausa tra lo stimolo emotivo e la risposta. E quindi può essere una risposta più pacata, più moderata, più consapevole. Questo significa avere una competenza emotiva, cioè significa riconoscere che lo stato emotivo è uno stato corporeo che avvertiamo nel corpo, che è collegato ad una situazione che l'ha scatenato, che produce delle reazioni e dei pensieri e dei comportamenti. Possiamo dire che attribuiamo un nome all'emozione che l'altro prova o che io stesso prova. E quindi possiamo differenziare questa emozione e articolarla. Possiamo imparare ad esprimere adeguatamente con il corpo, coi pensieri, con il comportamento, l'emozione che abbiamo provato. Ed infine possiamo essere empatici nel rapporto con l'altro, cioè possiamo riconoscere ciò che l'altro prova, non affondando insieme all'altro e alle emozioni che lui prova, ma cercando di fare un salto fuori. Soprattutto se parliamo di situazioni di sofferenza. Allora concludo con sei punti che secondo me sono molto importanti. Innanzitutto l'adulto accanto al bambino, al ragazzino che soffre, deve avere chiara la percezione della sofferenza del bambino. Ci deve proprio entrare in quella sofferenza. Sta piangendo disperatamente perché la mamma non è ancora arrivata.
Non ha paura di quello che ha addosso, che sta provando, della malattia, se è un bambino piccolo. Ha paura di essere abbandonato dalla sua mamma. E io dentro questa paura la devo comprendere. È una paura reale per lui, è una paura importante. È una paura di senso. Devo rispettare il diritto del bambino ad avere i suoi sentimenti. Quante volte nelle famiglie succedono cose del tipo: è morto il pesciolino rosso, lo sostituiamo immediatamente, non glielo diciamo. Ancora l'altro giorno un insegnante diceva: per carità, qua fuori c'era un uccellino morto, l'ho fatto sparire, mica che poi mi fanno domande sulla vita e sulla morte. Eppure, la vita e la morte sono le domande essenziali a cui i bambini profondamente tendono, che i bambini ripetutamente fanno agli adulti. Perché non dare voce e non dare spazio a queste domande? Offrire al bambino, ovviamente se è in grado di parlare, la possibilità di verbalizzare e condividere il suo dolore. Ma devo legittimare quello che ha dentro perché lui senta di poterlo condividere. Deve poter trovare un adulto accanto che può sostenere i suoi pensieri, le sue parole, le sue emozioni, le sue paure. I bambini che vivono atteggiamenti positivi, di fiducia verso la vita, hanno gioia di vivere, hanno stabilito legami importanti con i familiari, sono bambini che evidentemente hanno più risorse, più possibilità di affrontare le situazioni di sofferenza. Le famiglie e i bambini che vivono legami più fragili, attaccamenti insicuri, sono evidentemente bimbi che fanno più fatica ad avere un bagaglio, uno zaino su di sé capace di affrontare le situazioni di sofferenza. Qualche volta si possono distrarre i bambini, ma questa è una strategia che vale solo al momento, non è una strategia che vale a lungo. È come dire una strategia di pronto intervento. Non si può continuamente distrarli da ciò che stanno provando. È una prima, temporanea forma di affiancamento e di aiuto. Infine, è necessario metterci di fronte al dolore con grandissimo rispetto, discrezione e delicatezza. E faccio mia questa frase di Bonhoeffer che afferma: di fronte alla sofferenza mi sembra più saggio fare silenzio e non tentare di risolvere quello che è senza soluzione. Ringraziamo la professoressa Pirrone, anche perché è stata perfettamente nei tempi, ci ha dato molti elementi che ci aiuteranno a raccogliere le conclusioni che si chiariscono. Chiamo adesso al tavolo insieme il dottor Gianluca Lista, la dottoressa Maura Massimino e il don Tullio Proserpio. Chi ha previsto le slide che ho visto c'erano prima, esatto, le sa manovrare, ma arriva il tecnico adesso. Buonasera e grazie allora dell'invito. Io sono Gianluca Lista, sono medico neonatologo e vivo la professione con la concezione della medicina basata sull'evidenza scientifica, quindi sicuramente questa è un po' la passione del mio modo di lavorare, però sicuramente sono anche un credente, un uomo di fede, per cui ho sempre cercato di trovare un po' una mediazione tra queste due realtà della mia vita. Io mi sono laureato nel 1983
e ho iniziato a lavorare come neonatologo nel 1990 e se devo andare indietro a guardare la mia vita, sicuramente se penso alla mia giovinezza, al mio modo iniziale di fare il medico era un po' tutto un bianco e nero, no? Era molto dicotomico. Adesso diventando più grande, forse più vecchio, ecco, avendo visto tante cose nella vita, sicuramente la mia è più una scala di grigi nel modo di guardare la realtà, di fare gli incontri con le persone. È un po' come cercare di vedere la realtà a 360 gradi, cercando di vederla anche in maniera molto più inclusiva. Questo non vuol dire scappare e non avere un giudizio sugli avvenimenti, sulle situazioni, sulle persone, vuol dire comunque ancora fare sicuramente discernimento, vuol dire cercare di dare un giudizio secondo quella che è una coscienza, che chiaramente deve essere formata, e questo sicuramente è un grosso lavoro, una grossa difficoltà che devo fare tutti i giorni. E io penso che nella vita l'incontro con l'altro lo si può declinare come ce lo declina molto bene il libro della vita, che è la Bibbia, no? Cioè il modo di rapportarsi con l'altro che è di Caino, come nel libro della Genesi, dove la domanda di Dio: Caino, dov'è tuo fratello? E Caino risponde in maniera, forse alzando un po' le spalle, con l'indifferenza, che poi non è solo l'indifferenza, per dire non lo so, perché prima aveva alzato la mano contro suo fratello e l'aveva ucciso, e sappiamo che gli risponde Dio dicendogli che il peccato è sempre accovacciato alla tua porta, ma forse accovacciato alla porta anche della mia vita, il male, no? Oppure io penso, come è stato anche già in parte detto prima, e ce lo ricordava anche Papa Francesco, che c'è il modo di affrontare il rapporto con l'altro come quello che ci viene raccontato appunto nel Vangelo di Marco, di Luca, al capitolo 10, quello del buon samaritano. Scendevano da Gerusalemme a Gerico, scende il Levita, scende il sacerdote, pur rispettando la legge ebraica, però loro guardano ma non vedono e vanno oltre. Il samaritano passa, guarda, vede con gli occhi, ma con gli occhi del cuore probabilmente, gli si fa vicino, si china, lo tocca e comincia a prendersi cura. E che io penso che sicuramente il prendersi cura sia quello che è l'atteggiamento fondamentale per noi medici e gli infermieri, soprattutto per chi vive una situazione così delicata come quella della terapia intensiva neonatale. Il luogo in cui viviamo spessissimo un grande dilemma, quello di sentirsi un po' dei demiurghi, sentirsi un po' come delle persone che magicamente possono ridare la vita o creare la vita, e invece anche persone che ci scontriamo continuamente con quello che è il senso del limite, con quello che è dell'impotenza, spesso anche dell'insuccesso, della disabilità o della morte. Noi sappiamo che dobbiamo curare tutti, si diceva prima, ma sappiamo anche che non tutti possono guarire, e questo è sicuramente uno dei momenti di incontro che faccio spessissimo nelle consulenze prenatali con quelle coppie che vengono sapendo che hanno nel grembo della mamma un feto che è gravemente malformato, che sarà gravemente prematuro, il cui esito sarà sicuramente magari molto incerto, potrebbe anche essere quello della morte. L'abbiamo detto varie volte, però non è così facile per noi medici, infermieri, anche per chi non è cristiano, pensare che è vero che dobbiamo curare tutti, ma non tutti possono guarire. Io francamente devo dire che sono un po' uno di quelli che faccio fatica a invocare Dio, in cui credo, che penso che sia onnipotente, a credere di un miracolo per la vita di qualcuno, perché mi domando: ma perché di quel neonato e perché non di quell'altro? Ma allora, ma se Dio è padre di tutti, ma perché deve fare delle preferenze? Forse qui prevale un po' quello che è l'uomo di scienza. C'è mia moglie che mi rimprovera ogni tanto, che mi dice che mi sono fatto un po' una religione per il fatto mio. Forse ha ragione. Però devo dire che chi lavora di noi in terapia intensiva, venga a vedere a lavorare in terapia intensiva, che poi non è così facile, perché tutto è molto grigio, tutto è molto poco bianco e nero. Da noi in TIN uno dei maggiori problemi è quello dei genitori che devono elaborare il lutto per la nascita di un neonato prematuro, per cui le mamme si fanno tante sensi di colpa dicendo che non sono state in grado di essere capaci di prolungarsi la gravidanza. Oppure le mamme che gli nasce un bambino malformato e si fanno tante colpe magari su quella che è il senso della salute propria, no? Tante colpe anche intrinseche. Oppure quello di un neonato che nasce asfittico o che muore magari o subito o magari dopo mesi e mesi.
Quindi sapere aiutarli a elaborare il lutto, che vuol dire quella rabbia, no? Quell'incomprensione, quella tristezza, quel vuoto che accompagna spesso, perché è un po' la rottura di un sogno, di un bambino immaginario che avevano pensato che sarebbe stato quello, stupendo, magnifico, magari anche l'unico figlio che hanno atteso per anni e che non avranno più magari. Ecco, cosa fare in queste situazioni? Come si può far capire che loro possono contare su di noi, su noi medici e sugli infermieri? Io penso che quello che abbiamo lavorato nel mio reparto, insieme ai miei medici e gli infermieri, ma anche alle psicologhe, alla fisioterapista, o comunque alle persone che fanno parte del nostro team, è quello che abbiamo deciso di fare una scelta di campo, di quella di essere dei compagni di viaggio, accomunati non dalla fede, perché molti di noi non hanno una fede religiosa, ma hanno sicuramente una passione incredibile per la vita fragile. Questo è quello che ci accomuna, la stessa passione per la vita fragile, che è quella del neonato, che sicuramente quando poi lo vedi prematuro o sindromico lo capisci che è fragile più facilmente, ma è anche quella di genitori fragili. Genitori che spesso sono soli, sono giovani magari, sono di altre etnie, di altre culture, per cui hanno una fragilità molto forte. Io penso che sia questa, per me, che ho appunto un'esperienza anche di vita cristiana, il modo, lo si diceva prima, di realizzare quello che Papa Francesco dice di fare della Chiesa un ospedale da campo, una tenda piantata in mezzo alla tenda delle altre genti, eh? Io penso che sia questo il modo con cui possiamo essere dei compagni di viaggio, stando vicini a quelle che sono per noi le periferie esistenziali. Perché io penso che il cuore e la vita dei genitori che stanno in terapia intensiva sia quella di una periferia spesso esistenziale, perché si sentono soli, vivono la malinconia, vivono spesso l'incomprensione, la solitudine. Io spesso dico alle persone che ci vengono a trovare magari per fare delle donazioni, no? Nel nostro reparto, e loro magari sono, certe volte non riescono neanche a parlare perché vedono questi esserini piccolini, fanno fatica a esprimersi. E io gli dico, quando comunque tornate nella vita di tutti i giorni, siete per strada, sicuramente siete presi da tante problematiche importanti della vostra vita, però se passate sotto un ospedale o sotto un carcere, alzate gli occhi, provate a pensare a chi ci sta dentro, eh? Provate a rifare quindi sulla vostra vita di nuovo una scala di valori e provate a pensare se non potete fare qualcosa anche voi. Pregare, per chi è capace a pregare, o pensare di avere un pensiero positivo per queste persone che lavorano lì o che sono lì dei genti. Oppure anche spendere del tempo, essere presenti con del volontariato in carcere o magari in ospedale. Ma come farsi compagni di viaggio? Per chi mi conosce sa che a me una delle figure che mi piacciono tantissimo nel modo di essere compagni di viaggio è quella della cordata in montagna, no? C'è chi sta davanti, ma siamo tutti legati insieme con la corda. Davanti c'è chi sicuramente è più esperto, magari è un pochettino più saggio, più forte, e quindi la gente inizialmente si affida a lui, ma gli altri sono tutti legati alla stessa corda. La mia vita è legata alla tua, e la tua alla mia. Io metto sicuramente i miei passi, le mie mani dove magari tu sei più esperto, ma io mi metto insieme con te, quindi tutti insieme, compagni di viaggio in cui ognuno mette un pezzettino della sua vita. Essere un po' quello che è il termine sinodali, no? Quello un po' di questo modo di concepire, questo modo anche di approcciarci come gruppo ai nostri malati e in particolare per noi alle famiglie dei nostri piccoli pazienti. Dove certe volte, lo si diceva anche prima, farsi prossimo, accostarsi a loro vuol dire certe volte sicuramente ascoltarli, certe volte parlare, certe volte stare zitti, certe volte stringersi. Noi siamo molto affettivi. Il Covid ci ha dato molto fastidio perché noi eravamo gente che sentivamo l'affettività fisica in maniera molto forte, che la cerchiamo anche tanto. Vuol dire anche sostenere lo sguardo, vuol dire anche piangere insieme ai genitori dei nostri pazienti. E questa è un'alleanza terapeutica a 360 gradi che ci aiuta anche tanto nelle scelte importanti, dove non è che deleghiamo i nostri genitori, ma quando cerchiamo di portarli a capire la ragionevolezza della desistenza terapeutica, perché ogni vita ha rispetto anche di essere lasciata andare quando deve essere lasciata andare, o anche della capacità di graduare l'intensità delle cure evitando di fare accanimento terapeutico.
difficilissimo. Quando sentiamo i giornali, i telegiornali, ma voi non avete idea di cosa voglia dire poi per noi sul campo capire che cosa, dove sta il limite. Quale compito? Non so, Monsignor Delpini, se riesco a rispondere alla sua domanda, se riusciamo a pensare anche alla spiritualità. Io però penso che qualche cosa forse si riesce a trasmettere anche per chi lo fa non da credente ma da appassionato per la vita. Io penso che potrebbe essere quello, uno, di non far morire ma di far crescere la speranza comunque. Questo nel nostro un compito di cui noi dobbiamo farci parte, perché possiamo far capire che comunque è possibile emergere fuori anche da quelle situazioni drammatiche, che la vita comunque è bella da vivere. Papa Francesco diceva: non lasciatevi rubare la speranza. E poi ancora, pensando a cosa vuol dire magari far crescere la spiritualità, nella cura vuol dire forse appunto dare consolazione, no? Consolari. Però mi piace anche quell'aspetto della consolazione che sta nell'etimologia ebraica, in quella parola dove si rimarca l'aspetto psicofisico della consolazione, che vuol dire far respirare profondamente. Il nostro modo di stare accanto alle persone vuol dire fargli tirare un respiro di sollievo. Io penso che sia questo sicuramente un modo importante. L'altro, lo citavamo, era quello di dare la tenerezza, quella che ci rassicura, un po' come la mamma che tiene il suo bambino tra le braccia. Io penso che quella frase di San Paolo Apostolo ai Romani, chi ci separerà dall'amore di Dio, che io penso che quel modo di stare vicino alle persone gli può far ricordare quello, no? Quel Dio che non sa rispondere perché c'è il male, ma c'è e rimane lì. E poi ancora aiutare a saper lasciare andare una vita, no? Nell'Ecclesiaste dice c'è un tempo per nascere ma c'è anche un tempo per morire, e quindi per noi medici e infermieri c'è un tempo in cui c'è anche da aiutare le famiglie, i nostri piccoli pazienti a lasciarli andare, come anche aiutarli a saper tenere una vita ferita, anche quando loro pensano che da soli non ce la faranno mai. Aiutare l'altro poi a non perdersi definitivamente, lo dicono ogni tanto a Don Marco, la terapia intensiva è un posto in cui si può anche bestemmiare alla fine, si può maledire Dio. Dio, dove sei? Perché mi hai abbandonato? Si può perdere la fede, per cui si può perdere il senso della vita, per cui penso che un compito dei medici e infermieri è far sì che uno non si perda, ma che possa tornare a avere sempre il senso comunque della vita. E poi svelare all'altro che il fratello è una risorsa. Nascono tantissime amicizie in terapia intensiva tra i genitori, tra infermieri o medici con i genitori. È una palestra di vita in cui riscopri che l'altro può diventare un fratello, l'altro una risorsa, che magari poi puoi continuare anche a vivere al di fuori. E allora voglio finire con la lettura di un piccolo passo delle Fonti Francescane. Le Fonti Francescane, per chi non le conosce, sono una raccolta degli scritti di Francesco e Chiara o su Francesco e Chiara. Numero 249 e il numero 250, che racconta di un dialogo tra frate Francesco e frate Leone che andarono compagni di viaggio lungo la strada. C'è frate Leone che chiede a frate Francesco un consiglio e gli risponde così, è brevissimo. Frate Leone, il tuo frate Francesco ti augura salute e pace. Così dico a te, figlio mio, come una madre, che tutte le parole che ci siamo scambiate lungo la via le riassumo brevemente in questa sola frase e consiglio. Anche se dopo ti sarà necessario tornare da me per consigliarti, perché così ti consiglio. In qualunque maniera ti sembra meglio di piacere al Signore Dio e di seguire le sue orme e la sua povertà, fatelo con la benedizione del Signore Dio e con la mia obbedienza. E se ti è necessario per il bene della tua anima, per averne altra consolazione, e vuoi, o Leone, venire da me, vieni. Sottolineo due cose. Il primo, l'augurio di Francesco della vera salute, che è quella fisica e spirituale, salute e pace, che io penso che sia importante che come medici e infermieri abbiamo a cuore, la salute psicofisica, mentale, spirituale dei nostri pazienti. La seconda cosa è il modo con cui Francesco cammina, compagno di viaggio, con frate Leone, che gli chiede consigli ma non gli impone la soluzione, lo aiuta a trovare una soluzione che spera sia secondo scienze e coscienze. E finisce per dirgli, però se vuoi frate Leone, se hai bisogno, io ci sono, se vuoi puoi tornare sempre da me. E quindi io penso che questo sia, per noi medici, per noi infermieri, dare questa certezza ai nostri pazienti, che se avranno bisogno noi ci siamo, possono tornare da noi, perché il cuore, ecco, della nostra vita deve essere sempre aperto.
Grazie. Grazie per la bellissima rilettura dell'esperienza. Parola alla dottoressa Massimino. Sì, certamente. Bella. Scusate, sto cercando il punto giusto. No. Com'è la visualizzazione a pieno schermo? Che non la trovo, non c'è forse? Libero. Ah, quindi non c'è. F5. Grazie. Si capisce lo stesso. Ok. Io introduco brevemente il mio mondo, perché magari non è così, diciamo, vicino a tutti. E purtroppo devo introdurlo con quello che succede nel primo mondo, cioè che tra 1 e 15 anni, l'età pediatrica classica, la prima causa di morte per malattia sono i tumori maligni dopo gli incidenti, che invece non sono una malattia. Questo succede nel 20% del mondo, dove noi siamo fortunatamente residenti. E questo è il puntone rappresentato dall'incidenza della morte per tumore, ma se parliamo dei paesi poveri in via di sviluppo, che sono l'80% del mondo e sono anche l'80% dei bambini, a cui tutti noi dovremmo essere interessati se ci interessano i bambini, si muore ancora per fame, per infezioni, per malcura, perché non si arriva alla diagnosi in nessun modo. E quindi il puntino del cancro è così piccolo che è quasi sottostimato. E poi i tumori dei bambini sono in generale pochi, sono circa l'1-2% di tutti i tumori. Ed è quindi la rarità della malattia che rappresenta un'incognita in età pediatrica per tutti, soprattutto per il medico che deve pensare e formulare la diagnosi, per il paziente e ovviamente per la sua famiglia. Si parla che 50 persone intorno a un bambino ammalato di tumore, un bambino o un adolescente, cambino il loro modo di vivere, perlomeno di pensare. E ho sentito già prima citare lo tsunami: il tumore dei bambini arriva così, non c'è una prevenzione, non ci sono esami che ce lo facciano intravedere prima, c'è un mondo normale, anzi piuttosto bello, un mondo esotico, poi arriva lo tsunami e cambia tutto. Così come anche, questo è un disegno che fece mio figlio dopo l'11 settembre. Niente sarà più come prima, c'è sempre un prima e un dopo, non è detto che il dopo sia orribilmente peggiore del prima, ma certo tutte le cose cambiano. E i tumori dei bambini non hanno a che fare con l'esposizione a qualcosa di ambientale, non c'è una, come ho già detto, in linea di massima una possibilità di prevenirne le cause, e hanno invece a che fare molto, e molto di più, lo sappiamo negli studi recenti, con cause genetiche. E quindi questa diagnosi rara, cui è difficile credere, cui è difficile pensare, rende incerti, paralizza e spesso dispera. E la domanda è, come quella che ha detto Gianluca poco fa, perché proprio a me? E soprattutto quello che avviene è in generale molto rapido, non lascia il tempo di pensare. Come vi ho detto prima, è uno tsunami, c'è un prima, c'è un dopo, e non si ha tempo di adeguarsi a questa nuova realtà. Il bambino e la famiglia sono travolti da molte novità, e novità spiacevoli, come dicevo prima, e spesso alla necessità di cambiare completamente la loro vita, da dividere gli affetti, spostarsi per andare in centri di cura che raccolgono più casi e quindi con più esperienza, più possibilità di cura e di guarigione, e perdere il senso della normalità, che per noi in generale è il lavoro e per i bambini in generale è la scuola.
nell'ambito dei tumori di cui mi occupo sono molto diverse le malattie, è proprio tutto un mondo diverso da quello dell'adulto, io non so curare gli adulti. E anche il modo di affrontare le famiglie è differente a seconda che quel tumore avrà un impatto sia dal punto di vista prognostico, cioè come andrà a finire la storia, sia dal punto di vista della riuscita della guarigione. E come sanno tutti quelli che curano i bambini, e questa è la cattedrale milanese dei bambini, i bambini sono proprio tutt'altro pazienti. E sono in grado di capire, di rassicurare, di proteggere i loro genitori e sono perfetti a qualunque età si ammalino e sono in grado di consegnarci dei messaggi di insegnamento che probabilmente nessuna età maggiore avrebbe potuto raggiungere. Vi faccio degli esempi diretti perché sono stati e sono tuttora per me didattici. Questo è un blog di un mio paziente che ho scoperto casualmente perché non capisco granché di social, ma facendo una ricerca, il giorno stesso della mia visita con G ho trovato quanto aveva scritto. 16 anni, un tumore maligno al tronco encefalico, tumore maligno, chiamarlo cancro fa male e mette paura. Il tronco encefalico è quella parte del cervello che controlla i riflessi, il respiro, la temperatura corporea, la circolazione sanguigna e il ciclo giorno e notte. Io non so molto di più di questo, dei tumori a cui mi dedico. Hanno detto che c'è speranza di guarire, ma il tutto dipende dai singoli casi. Non mi resta che sperare, chiedere aiuto a Dio e continuare a lottare per cercare di risolvere la situazione. Anche se non dovessi farcela, voglio lasciare qualcosa che possa dire che ci sono stato, che ho lottato e non mi sono arreso, così nasce l'idea di questo blog. Mi terrà occupato e mi farà pensare ad altro e se non dovessi farcela rimarrà ai miei genitori e mio fratello. Servirà a sfogarmi, credere al mondo quello che ho dentro. Sono sempre stato un tipo molto timido e faccio fatica a esternare i miei sentimenti. Magari servirà anche a conoscere qualcuno che si trova nella mia stessa situazione. A volte, nonostante la vicinanza di tutti, mi sento solo. Sto continuando ad andare a scuola, ma la concentrazione va e viene. Penso a quanto possa essere inutile impegnarsi a studiare. Se tutto dovesse andare male, ecco qua c'è tutta la realtà. Lui sa che malattia ha, sa la prognosi, sa che potrebbe essere solo, sa di avere bisogno di non essere solo, sa di non dover dispiacere e di dover lasciare qualcosa alla sua famiglia. E arrivare a una diagnosi di tumore è spesso una storia in sé già di sofferenza. Cioè spesso noi, io lavoro in un istituto monopatologia, quindi diciamo più facile, il posto in cui spesso si arriva già con la diagnosi confezionata in altri posti come l'ospedale Buzzi. E prima di questo c'è già stata una storia di sofferenza, che non è la storia della malattia, ma è tutto il corollario che porta alla diagnosi. Scusate, qua è successo un pasticcio. E si resiste in questa situazione perché si impara a modificare la meta e investire in modo diverso e appassionato le proprie energie. E questo investimento deve tenere conto anche che le cose non vadano bene, cioè che le terapie non funzionino, che funzionino per qualche tempo e poi il tumore ritorni, oppure che il tumore si porti via il paziente. E se uno fa questo lavoro nell'ambito oncologico, anche in età pediatrica deve tenere presente il fallimento e l'insuccesso. Ma rassegnarsi, penso che di interpretare anche il pensiero di tanti di voi e di chi ha parlato prima di me, è una conquista, non è un abbandono. Ed è per questo che non si può fare questo lavoro da soli. Non si può fare nel momento della diagnosi e della cura, perché i trattamenti sono complessi, sono plurispecialistici. Certe volte mi chiedo io che cosa so fare davvero da sola, oltre che fare tante telefonate e cercare di coordinare altre persone. Se dovessi essere sola, che cosa so fare? Sorridere, raccontare qualche storia. Nei nostri processi diagnostici e terapeutici c'è bisogno anche di continuare i controlli per dare una forma a quella guarigione che sia il più possibile simile alla vita normale, a quella che sarebbe stata se non ci fosse stata la malattia. E poi non si può essere da soli per non soccombere.
come la cordata di cui parlava prima il dottor Lista, bisogna ogni giorno cercare di salvarsi dalle proprie scelte. Ma torniamo indietro, prepararsi al distacco e appunto a lasciare la vita che se ne deve andare non è prepararsi all'abbandono. Nell'ambito di quell'investimento di cui parlavo, investire anche su questo è una parte essenziale della nostra attività professionale. Se non siamo in grado di considerare anche questo una parte importante, l'insuccesso terapeutico è l'insuccesso di tutta la nostra esistenza. Devo dire, come diceva prima Gianluca, che certe volte la nostra vita può avere dei cedimenti. Non dico di avere bestemmiato, perché ho un'antica educazione cattolica, non cripto, proprio palesemente cattolica, ma il senso dell'ingiustizia quando ero giovane è stato molto forte, e adesso che sono più vecchia c'è il senso dell'inadeguatezza. Questo compito vale per me, ma si accorgeranno gli altri che fino a che punto posso resistere. E poi lo citava Monsignor Delpini in modo molto centrato, sembrava che avesse guardato dentro una delle nostre riunioni. È difficile, con questo modo di comunicare così rapido, così amplificato, senza che si sia in grado di interpretare la comunicazione e la diffusione delle notizie. Un modo, diciamo, insolente certe volte di dare notizie che abbiano a che fare con la salute. E appunto, mentre a noi viene quasi tutti i giorni l'idea di essere inadeguate, viene invece chiesto certe volte alla guarigione miracolosa. Ma per fortuna i bambini sanno che i medici non fanno i miracoli. E vi lascio leggere questo pensierino ormai di 10 anni fa di Erika, che è una bambina molto disciplinata, scriveva come una volta, non so se quelli che hanno più di 40 anni sanno che si facevano le righe e poi si cancellavano, in trasparenza si vedevano nel bigliettino prima della scannerizzazione. E allora lei, vabbè, ringrazia per quello che facciamo per lei e per gli altri bambini, e poi dice, si accorge che però noi abbiamo dei limiti, e dice anche che lei prega per noi, perché possiamo imparare a curare. E vabbè, alla fine poi deve essersi girata un attimo la mamma, perché ha scritto quel bel TVB, che tra l'altro era scritto in rosso ma è venuto in bianco e nero. Però detto tutto questo, cioè detto tutto quello che possiamo fare, facciamo sempre di più con diagnosi più spericolate, biologicamente più avanzate, che ha a che fare appunto con, strettamente con la malattia, con il cancro, non è detto che non ci venga anche chiesta ragione del dolore, anche se non siamo i cappellani, anche se non siamo quelli che si occupano dell'assistenza spirituale. Mi è successo diverse volte, soprattutto quando uno intravede il fatto che io sia credente, che mi si chieda appunto ragione di quanto può essere razionale nel piano di un Dio buono o di un Dio giusto, di come ce la fa Dio a sopportare tutto questo. E appunto, se a chiedere alla famiglia di un bambino o addirittura al bambino, come ha chiesto a Papa Francesco quel bimbo che ha aperto questo pomeriggio, ecco, ci si sente sprofondare. E questa è la quarta volta di oggi, questa è la domanda che ha la risposta negativa: non c'è niente che possa supportare la richiesta dell'armonia del mondo se ha a che fare col dolore di un bambino. E allora vi do delle piccole ricette da donna di casa, perché le spiegazioni teologiche che cerco e accetto sono secondo me adatte ai sani, a noi qua presenti, istantaneamente sani, ma c'è una sacralità superiore alle domande che noi possiamo ricevere da sani, che ovviamente non tocca a me, ma mi tocca, e questo me che cura si sente incompleto se non immagina la possibilità di una risposta. E ci sono le mie tre ultime, diciamo, idee
e vissuti in merito. I nostri pazienti si accorgono se chi ha a che fare con loro è competente, e questo quindi è il posto della fiducia. Vedono quando siamo presenti nella realtà di cura, e la condivisione dei momenti positivi e negativi ha a che fare con il conquistare la fiducia. E poi sanno, se ci siamo, quando non ci siamo, quanto tempo dedichiamo a studiare e anche a voler loro bene. E la fiducia e la speranza, che non sono esattamente la stessa cosa, io penso che sperare vada studiato, cioè vada insegnato all'università, perché è una questione di maturità e secondo me ha a che fare con quell'investimento di cui ho straparlato in questa conversazione, perché bisogna sperare in modo diverso a seconda delle diverse fasi della malattia. Si può anche sperare che quel giorno il paziente non abbia la febbre o non abbia dolore o sorrida o abbia voglia di giocare, e può anche sperare. E quindi secondo me non è un atteggiamento dell'anima, facendo il medico pragmatico come ha premesso Gianluca sull'evidence based, ma è un'attività che fa parte della cura ed fa parte della cultura e della consapevolezza, che è una consapevolezza che può portare in sé della sofferenza, ma non deve mai portare agli altri la disperazione. E poi, parlando di cose moderne, questo è un messaggio su WhatsApp. La mamma di questa mia bambina mi aveva chiesto di mandarle degli auguri per il suo 18° compleanno. Qui viene anche citato un neurochirurgo di Como che ormai è in pensione, e che mi aveva detto: per favore vieni a vedere questa bambina che si chiama Chiara, che lui aveva operato ed era in terapia intensiva al Sant'Anna di Como, il vecchio Sant'Anna, non so se qualcuno l'ha mai visto, ma era veramente orrendo. E mi aveva detto: vieni a vederla, perché io francamente non saprei neanche cosa farne. Aveva avuto dei danni dal tumore, dal tumore del sistema nervoso, dalla chirurgia, insomma era un po' un disastro. E lui aveva voluto che io la vedessi per capire se valeva la pena impegnarsi a curarla. Aveva un 3-4 anni. E quindi vabbè, io scrivo questo diario sulla inesattezza della medicina di cui mi occupo e sui verosimili costi che quello che avevamo fatto tutti insieme avevano provocato a Chiara. E, di cui ci sono delle foto, perché noi abbiamo arredato il nostro reparto con delle foto dei nostri pazienti richieste, e Chiara è rimasta come allora una persona molto seria. Quindi vabbè, io ero andata a Como, non uso l'automobile, con il treno, mi ricordavo passo per passo questa vicenda, insomma. Taborelli aveva insistito molto perché ti vedessi, non voleva perderti, nessuno di noi voleva, ma qualcuno temeva che il costo fosse troppo alto. Non saprò mai se lo sia stato, semplicemente non te l'ho mai chiesto. Forse talvolta lo hai pensato, spero non sempre. Queste sono le sue foto. Ci guardi severa e attenta vicino all'alce illuminato per Natale nel nostro studio, quello dei colloqui e delle decisioni, quello dei pianti, ma anche delle risate liberatorie. Il tuo sonno col pupazzo, è un'altra fotografia, protegge uno dei nostri corridoi, protegge il sonno di chi può farcela da bambino e da adulto a sopportare tutto questo. Non so se ti ricordi di me, di noi, di quella visita in una culla protetta da monitor e tubi, ma sei qui grande, adulta davvero. Non so se qualcuno ti debba ancora delle scuse, perdona se è così. E inaspettatamente, e questo se volete ve lo leggete da soli, Chiara il giorno dopo mi ha mandato questo messaggio. È una ragazza intelligente che fa le scuole superiori, malgrado quello che le abbiamo fatto, sa benissimo quello che le ha fatto la malattia e quello che le hanno fatto gli uomini, e diciamo che di questa guarigione così possibile, a volte è contenta, a volte non è contenta, ma comunque si fida. E questo è il piccolo posto della gioia che si può trovare anche nella sofferenza. E basta. Grazie per le parole che ci hanno dato luce in questo
esperienza davvero in questa domanda che dobbiamo abitare. Ascoltiamo adesso il cappellano Don Tullio Proserpio. Diceva Mauro, non è facile parlare dopo di te per tanti motivi, perché le storie che ha raccontato un po' le ho condivise e quindi appunto non è per nulla facile. Ecco, cerco di raccontare un po' quello che mi sembra di significativo di poter dire insieme a voi. Consentitemi di salutare Sua Eccellenza, ecco, evidentemente dalla sua presenza, di tutti voi. Allora, aspetta. Torniamo indietro, accompagnare. Ecco, accompagnare cosa vuol dire? Potrebbe voler dire tante cose, condividere un percorso. A me sembra importante innanzitutto riconoscere che non è facile accompagnare. Mi sento di dire che è difficile accompagnare. Se accompagnare significa condividere il cammino, non va dato per scontato che l'altro desideri essere accompagnato da noi. Che desideri essere accompagnato da me, che sono prete, questo è evidente. Perché? Perché in ciascuno di noi è presente il pregiudizio, oggi soprattutto quando si pensa di un prete c'è il pregiudizio per tanti motivi, per uno la figura del prete richiamerà qualche cosa di positivo, per altro qualche cosa di molto più problematico, motivo per cui se tu stai a distanza sono anche più contento. Quindi importante anche riconoscere che parole hanno un peso enorme. Mi rendo sempre più conto che noi siamo abituati a parlare, a dire parole di cui non ci rendiamo conto del peso che buttiamo addosso alle persone che abbiamo davanti, soprattutto quando le domande sono le domande vere, appunto. Bambino 8 anni, se Gesù esiste, beh, perché mi sono ammalato? Mi piacerebbe poi chiederlo con rispetto ai teologi, che risposta si può dare di fronte a una domanda così? Adolescente di 16 anni, anzi di per sé era una ragazza di 16 anni, malata a sua volta, un tumore, appunto, perché devo soffrire ancora tanto. La mamma era morta qualche anno prima per un cancro. Una ragazza di 17 anni, appunto, perché Gesù mi mette alla prova con questa malattia? La risposta che gli aveva dato il parroco, ma non perché i parroci, ma noi siamo esseri umani, quindi di fronte alla domanda ci sentiamo forse lo tsunami che travolge anche il prete, e diamo risposte di questo genere che mi sembra dicano molto poco rispetto alla verità, alla bellezza del Vangelo. Ecco, un religioso appunto davanti a un bambino morto si è fatta la volontà di Dio e mi dice: questa è la volontà di Dio? Abbiamo pregato tanto e tanti si sono uniti alle nostre preghiere, ma è morto. Perché? Appunto, prega e poi vedrai che andrà tutto bene. Certo, questo provoca anche, ma che senso ha pregare? Dobbiamo pregare, sì, per quale obiettivo? Perché se prego guarisce, il pensiero magico è sempre di moda. Forse può sostenere sull'immediato, a lungo andare credo che paghi il prezzo è enorme, appunto. Questo ragazzo di 18 anni che citava un po' il Vangelo, poi si può estrapolare quel che si vuole rispetto al Vangelo, però è il Vangelo, appunto. Mi sembra solo un'invenzione, io sto morendo su tutte storie che raccontate voi preti. Se davvero Dio esiste, appunto, perché questa realtà? L'ospedale pediatrico? Beh, che esista il paradiso non mi interessa, quello che vedo è mio figlio morto. E queste domande chiaramente devono essere accolte, non si può neanche pensare di far finta che non ci siano queste domande, perché sono le domande vere. E proprio perché sono le domande vere, innanzitutto è importante non utilizzare la Bibbia per fare del male rispetto al male che è già presente in chi purtroppo si trova in una condizione così disperata. Ecco, a me sembra utile innanzitutto riconoscere che la povertà unisce. La povertà in che senso? Di fronte a quelle domande lì siamo tutti poveri, perché siamo tutti spiazzati, siamo tutti sullo stesso piano. È impressionante, mi colpisce sempre, quando Gesù in croce dialoga solo con una persona, con il ladro pentito. Non dialoga con sua mamma, dialoga con il ladro pentito, perché è sullo stesso piano. Noi che siamo... anche noi cappellani, evidentemente noi preti, comunque siamo in salute, quindi c'è comunque sempre una superiorità nei confronti dell'altro che io avvicino, ragazzo, genitore, quel che volete. Questo devo riconoscerlo che è così,
e non posso entrare ovviamente strisciando, questo devo essere consapevole, che c'è una differenza enorme. Quando io parlo e dico certe cose, io so di essere in salute e talvolta lo dico, certo mi rendo conto che dire queste cose è facile perché io sto bene. Mi dovessi trovare in un letto d'ospedale con un cancro, come reagisco? Come reagisco? Perché anche questo me lo chiedo tante volte. E se penso a certi tipi di cancro, poi magari cerco di non pensarci troppo, però che se no poi non si vive più. Ecco, mi sembra importante allora innanzitutto riconoscere di avere bisogno. La condizione di malattia, che è un male, ci mette un po' spalle al muro, perché quando siamo in una situazione di salute, salute dal punto di vista fisico, appunto pensiamo di bastare a noi stessi. Anzi, nel momento in cui mi trovo in una condizione di inferiorità, mi sento incapace e quindi difficilmente chiedo. Quando purtroppo mi trovo inchiodato in un letto d'ospedale per una malattia, necessariamente ho bisogno del medico, degli infermieri, di qualcuno che si prenda realmente cura di me. Allora a me sembra anche utile e importante chiedersi cosa desidero per la persona che ho davanti. Qual è il mio obiettivo? Qual è lo scopo? E se sono medico, qual è l'obiettivo per la persona che ho davanti? Che guarisca? Certo, questa è la risposta immediata. Forse c'è anche qualche altra risposta. Credo anche un pochettino più profonda. E per te prete che incontri la persona, ok, qual è il tuo desiderio nei confronti della persona? Ebbene, a me sembra, ed è necessario dirselo, perché nel momento in cui sono consapevole di ciò che abita nel mio cuore, creo quello spazio di autentica libertà. Certo, io sono prete, il mio desiderio è che ogni persona arrivi a sperimentare maggiormente, particolarmente anche in quelle condizioni, situazioni tragiche, il volto paterno buono, amorevole di Dio. Si apra quindi a questa relazione profonda attraverso anche la vita dei sacramenti e quant'altro. Questo è il mio desiderio. Non è detto che sia il desiderio dell'altro. Io devo consentire all'altro di compiere il suo cammino anche se forse non è coincidente col mio, nella certezza che il mio cammino come il suo comunque è custodito da Dio. Non è migliore il mio rispetto al suo. Talvolta io ho un po' questa impressione che noi che ci definiamo credenti, poi anche qui mi piacerebbe capire che significato noi diamo al termine di credente, chi è il credente e il non credente. Teoricamente lo so, vicino al letto del malato faccio più fatica a dirlo con certezza, si parlava di situazioni di grigie, è assolutamente vero. Se noi partiamo dai massimi sistemi, parliamo dai dogmi, diceva un caro amico, se partiamo dai dogmi, guarda che io e te ci dividiamo subito. Ed è interessante quel che diceva il dottor Gianluca, adesso non ricordo, ok. Quando noi siamo accomunati attorno al letto della persona malata, ragazzo, adolescente, genitore, quel che volete voi, si creano immediatamente dei ponti. Noi siamo troppo abituati a tirar su muri che tengono a distanza l'altro che con noi condivide il cammino e il percorso. Allora inizia realmente il dialogo, ricordando appunto che la medicina non ha lo scopo solo di guarire, per quanto si riesce, dalle malattie, ma anche accompagnare e sostenere le persone ammalate. Diceva la dottoressa Massimino che è importante costruire fiducia, prendere o anche perdere, si potrebbe dire anche perdere tempo con la persona ammalata. Questa è una domanda, non è retorica, ma chi ha realmente tempo appunto per mettersi in ascolto di quanti incontriamo? Noi abbiamo una grande ricchezza in Italia, qualche tempo fa Papa Francesco lo sottolineava questo, riconoscendo il volontariato. Da quel che mi sembra di aver capito, che fuori dall'Italia, comunque se penso agli Stati Uniti, il volontariato non è totalmente gratuito come generalmente accade in Italia. Ecco, noi abbiamo i volontari, questa grossa risorsa, spessissimo poi ci sono le varie associazioni che aiutano e sostengono queste persone che si dedicano all'ascolto delle persone ammalate, però un sistema può consentire un atteggiamento di questo genere. È vero che il tempo della comunicazione è tempo di cura, la legge 219, ma già il codice di deontologia medica del 2014 sottolineava questo aspetto, però scusatemi, la comunicazione in tempo di cura mi sembra molto retorica. Quando noi sappiamo che la pressione dei DRG incalza continuamente i poveri medici che devono fare i conti con il bilancio, perché l'ospedale, scusatemi, è un'azienda. Un'azienda può produrre dei profitti? Non lo so.
Eppure la comunicazione è tempo di cura, ed è vero che la comunicazione è tempo di cura, ma chi riconosce questo? Quanto tempo, scusate, ci vuole da parte dei medici per comunicare dei genitori che il proprio figlio ha una prognosi infausta, che avrà una vita, un'esistenza segnata dalla precarietà, dalla fatica? Quanto tempo ci vuole? Il DRG mi dice un quarto d'ora. Un quarto d'ora per dire al figlio, a dei genitori, che tuo figlio morirà o che comunque è una malattia importante? E io non so cosa fare, però le contraddizioni emergono, e sono anche notevoli. Mi sembra importante imparare uno stile. La relazione non è semplicemente un protocollo da firmare. Anche qui sarebbe interessante riflettere e interrogare: come faccio io a convincere il genitore a firmare un protocollo se non è italiano, banalmente? Mediatori culturali, dove andiamo a prenderli? Chi li paga? Le associazioni private. E meno male che ci sono. E il sistema sanitario queste cose non le considera. Cioè il rischio, voglio dire, che facciamo anche riflessioni vere, mi sento di dire, però che fanno un po' poco i conti con la realtà, e questo diventa tragico. Ecco, l'attenzione alla dimensione spirituale può aiutare. Velocemente, non è la risposta persuasiva, eccellenza mi consenta e mi perdoni, però fondamentalmente la clinica, la letteratura scientifica mi dice che la spiritualità è ciò che dà senso e significato alla vita delle persone, ciascuno per cui darà senso e significato in modo personale. Per molti, tante persone, non lo so, questo fondamento, la radice ultima sarà la religione, per cui l'appartenenza alla religione cristiana o le altre religioni rilevate, con la frequentazione ai sacramenti nel caso della religione cattolica, eccetera, eccetera. Quindi da una parte la spiritualità, dall'altra la religiosità. Evidentemente nel momento in cui c'è un'appartenenza di tipo religioso sarà chiesta una serie di attenzioni ulteriori e quant'altro. Ecco, talvolta la sensazione che il cappellano Chaplin viene pensato solo alla fine, quando ormai abbiamo fatto tutto, allora arriva anche il cappellano. No, mi sento di dire che la spinta da parte della... Ecco, intanto questa è la prima domanda. Interessa riconoscere la spiritualità? Da parte dei clinici, innanzitutto. Ecco, alcuni dati della letteratura dicono che il benessere spirituale è una cosa buona, utile e positiva, innanzitutto per le persone ammalate, per il... diciamo così, familiari, ma anche per il personale curante. Andiamo un attimo avanti. Ecco, interessante che Joint Commission parli della necessità appunto di contemplare l'attenzione di tipo spirituale. Di per sé si parla, l'OMS parla sin dal momento della diagnosi di malattia, ovviamente parliamo di una malattia importante. Riconoscendo peraltro che l'uomo è il centro di tutto e sente continuamente questa domanda: che senso ha questo mondo, che senso ha la mia vita? Questa, se volete, è più una domanda di tipo spirituale, poi ciascuno darà la propria risposta, la propria sottolineatura. Per quanto riguarda la Joint Commission, a livello di istituto ci stiamo un po' muovendo per ulteriormente sviluppare questo tipo di attenzione, per cui calare e contemplare, domandare che sia presente l'attenzione di carattere spirituale non solo in ambito oncologico, ma di per sé all'interno di tutte le formazioni sanitarie. Medici, infermieri, assistenti sociali, psicologi, eccetera. Se si lavora in sinergia, si lavora in modo simultaneo, si parla anche di questo, simultaneità delle cure, me nel cappellano, mi sento di dire, adeguatamente formato, questo è evidente, debba essere presente sin dai primi momenti della diagnosi, come accade nel reparto di pediatria, mi sento di dirlo, appunto grazie alla dottoressa Massimino. Noi abbiamo parlato, questa ricerca condotta qualche anno fa, Take Care, Trust and Hope, ok? Take Care, Trust and Hope, cosa vuol dire? Vuol dire che mi ammalo una malattia importante, vado dal miglior medico, il miglior medico si prende cura di me, è attento a me, e questo fa nascere un circolo appunto di speranza. Io vado dal medico del quale mi fido, questo si prende cura di me, spero. Mi fido, questa è la fede, si prende cura di me, è la carità, la speranza è la speranza, sulle virtù teologali. Questo credo che sia bello e consolante, perché l'antropologia cristiana legge bene l'umano, prima che religiosa è profondamente umana l'antropologia cristiana, proprio per questo è universale. Lo studio che ho presentato prima, poi l'abbiamo ripetuto appunto anche negli Stati Uniti, emerge e viene confermata un po' la bontà di questo atteggiamento, di quanto noi sappiamo che le
buone relazioni aiutano e sostengono. Ed è interessante, me lo ricordava la dottoressa Massimino, non trovo più questa diapositiva, ciò che sul New England di qualche anno fa appunto i clinici ormai arrivano a riconoscere l'originale scopo dei medici, essere testimoni della sofferenza degli altri, dare conforto, confronto e offrire cura. Appunto, ormai la medicina è diventata, mi sembra, un po' una nuova religione, ma per quanto buona possa essere la medicina, non è in grado di dare risposta alle domande ultime della vita e dell'esistenza. Questo mi sento di dire che forse la religione può aiutare, non arrivare a dare la risposta, ma per condividere il percorso. Allora abbiamo anche imparato e sperato appunto che non si spera mai da soli, ma con gli altri e per gli altri. La speranza implica una dinamica relazionale, non è un dato acquisito una volta per sempre, cambia continuamente come cambiamo continuamente noi. In questa ottica ha senso e significato profondo ad esempio la preghiera. Ho capito molto di più il senso della preghiera e intercessione da quando sono in ospedale. Preghiera e intercessione, cosa vuol dire? Beh, vuol dire che io porto nella preghiera, non perché anche che guariscano le persone, ma che arrivino, e credo che sia un po' anche l'esperienza di Giobbe, che arrivino a intuire e riconoscere in quelle situazioni disperate, e credo che possa essere questa la risposta di Giobbe, una presenza altra. Quando io nella situazione disperata intuisco una presenza altra, posso arrivare a ritenere, riconoscere in quell'altra la presenza di Dio, e quando intuisco la presenza di Dio la realtà non cambia, però trovo la forza e il coraggio di proseguire il cammino, e mi fermo e grazie. Grazie a Don Tullio, siamo al momento delle conclusioni finali, vi chiedo sostanzialmente, anche se ne mancano solo 2 minuti, ne occuperò penso 7 più uno dei ringraziamenti. Le conclusioni vogliono, oltre a una premessa, sviluppare sostanzialmente 3 punti che raccolgono come mattoncini quello che abbiamo imparato quest'oggi pomeriggio. La premessa è come si colloca questo pomeriggio all'interno della visita pastorale che la Chiesa di Milano sta svolgendo nella città. Effettivamente oggi abbiamo capito che cosa vuol dire ascoltarci per vedere dove l'esperienza umana cresce, ci fa crescere, e dove nascono i grandi luoghi in cui possiamo sperimentare la presenza di Dio in un contesto dinamico, come abbiamo sentito, che ci ricorda che la vita è lotta. L'emergenza del Covid ci ha proprio richiamato che spesso abbiamo costruito un mondo artificiale che è riuscito a cosmetizzare la morte, ma non è così. E allora ecco i 3 mattoncini. Il primo mattoncino: abbiamo imparato che se vogliamo rendere Milano migliore, una città davvero dove tutti cresciamo e anche la sua tradizione cristiana si può raccontare, occorre imparare ad avere luoghi come quelli che stiamo abitando che sappiano sostenere le grandi domande, a partire dal grande perché sentivamo di Gesù sulla croce, del perché della sofferenza e del perché della sofferenza dei bambini. Come si fa a sostenere una domanda? Strutturando degli spazi e dei riti e dei luoghi. Provate a spensare l'esperienza a Milano degli ospedali. L'Acca Granda, che è uno dei primi luoghi, è nata quando avevamo pochi strumenti scientifici, però una grande voglia di accompagnare. E la struttura che ha copiato è la struttura di un monastero. Io aiuto una persona che si trova a vivere il momento fondamentale della sua vita, il momento terminale, la struttura le dà uno spazio antropologico che la ricolloca dentro uno spazio armonico, che dice, come sentivamo, il desiderio di bene di Dio. Se voi, mi è capitato nel 2015 col professor Clerici di partecipare a questo convegno alla statale sulla storia della struttura architettonica, man mano che la medicina si specializza si perde il senso dell'insieme e nascono i singoli padiglioni e poi i reparti. Si è persa la visione olistica, abbiamo guadagnato tantissimo, guai a noi se non ci fosse quel guadagno, però abbiamo perso la visione olistica. Vi faccio un altro esempio: diventando vicario episcopale che segue anche la salute, mi è capitato di andare parecchie volte alla Sacra Famiglia, che penso conoscete. Questo bravo prete di campagna, allora era in campagna anche se arrivava dal centro città, ha raccolto delle persone disabili molto malate che la gente non sapeva nominare e riconoscere, e spesso le faceva vivere con gli animali o nei boschi, e le ha collocate in una struttura. Il primo padiglione dove ha collocato i bambini l'ha intitolato I Santi Innocenti. Pensate che forza quel nome. Potrebbe andare nella linea di quello che diceva Don Francesco citando Cannobio, un'operazione di riduzionismo razionalistico della fede, ma
potrebbe essere anche un'esperienza antropologica incredibile. In quelle